sono intervenuti esaurita la consueta fase di funzionatura, siamo pronti per iniziare i lavori di questo corso. Saluto, presento velocissimamente gli autori di oggi, ne abbiamo due. Abbiamo scelto di cominciare così, in questa maniera un po' irrituale, ma ci sembra abbastanza sensata. Il dottor Natoli, il nostro servitore, lo conosciamo, credo non ci sia bisogno di dirlo. E invece, per la prima volta abbiamo il professor Reggio Bagnoni, docente di storia contemporanea dell'Università Cattolica, autore di un libro, La Repubblica degli Italiani, che ci è sembrato opportuno presentare oggi in avvio di corso, insieme però al libro di Salvatore, un'antropologia politica degli italiani che già conosciamo, ma che abbiamo già presentato al corso, però ci è sembrato interessante proprio perché sono due libri secondo noi complementari. Ci è sembrato interessante proprio insieme cercare anche insomma di stimolare una interazione tra di loro, cosa che sicuramente avverrà senza bisogno di troppa insistenza. Questo corso è giunto alla sua 19ª edizione, segno sicuro della continuità di impegno che ci ha visti nei tanti anni passati sotto la guida del nostro amato presidente Giovanni Bianchi, a cui vorrei rivolgere in apertura un pensiero, credo che non ci sia bisogno di dire molto altro, perché questo posto mi sarebbe piaciuto vederlo ancora molto a lungo occupato da lui. Un pensiero caro e riconoscente per gli insegnamenti. Per quello che ci ha dato di valore e di metodo, soprattutto quello che ha voluto e saputo e sentito forse di darci ogni volta. Mi sembrava importante fare questo piccolo riferimento perché Giovanni aveva questa capacità, noi tutti conosciamo le qualità, non è il caso di dirle prima. La generosità d'animo, perché era sia di mente che di cuore, la generosità nel dare, nel spendersi al servizio degli altri, quindi la generosità del credente, genuino, di chi non è geloso di quello che è, ed era tanto, non è geloso di quello che ha ottenuto, e tra quello che aveva ottenuto era un grande sapere, dal quale io personalmente ero affascinato. Questa generosità riversava per esempio nelle riunioni domenicali, non so se qualcuno di voi si ricorda, facevamo le riunioni domenicali in cui Giovanni ci faceva il punto della situazione dal punto di vista sociale, politico, economico, e in quelle riunioni poi riversava tutto questo grande sapere così faticosamente ottenuto col lavoro. E appunto che, cito testualmente le parole di Riccardo Moro, che ha scritto il giorno dopo che Giovanni ci ha lasciato, ha scritto un pensiero molto bello, ma che descrive bene quello che era anche il corso. Confesso che spesso sorridevo dentro di me quando facevi le tue 1000 citazioni al braccio e mi chiedevo quanti fra chi ti ascoltava si orientassero davvero in quella messa di riferimenti eruditi che tu disseminavi con prodiga disattenzione. A questo punto confesso aver riso anch'io, perché in effetti è proprio così, ci sentiva un po' così, anche un po' disorientati alle volte da questi riferimenti, questi richiami alle categorie della sociologia, quelle politiche, alla filosofia, con tanto di autori spiegando sempre cosa c'era dietro, cosa c'era al fondo delle questioni. E quel giorno, un giorno in particolare in cui abbiamo fatto la riunione militare, ero poco tempo, perché ho se mi chiesi con molta sincerità, testualmente, vorrei ringraziarti perché tu ci dai tutto così bello, studiato.
piatto pronto, digerito, ce lo servi dal piatto d'argento e lo fai gratis, quando c'è tanta gente che se lavoro, questo tipo di lavoro, giustamente se lo fa anche pagare. Come mai? E lui mi ha risposto con il suo sorriso solido, carico di positività, mi ha risposto perché la vita è anche gratuità. Anche? Gratuità. Perché la vita è anche gratuità. Parole molto semplici che ne descrivono la figura, meglio di qualunque altro discorso, proprio perché dette da lui, una persona così, di quello spessore. La gratitudine per la vita, per una vita spesa al servizio dell'umanità, per usare parole dette da lui stesso, una persona che gli era molto cara, noi la vogliamo manifestare in questa maniera, quella che lui sicuramente preferirebbe, cioè continuando il suo impegno con lo stesso spirito, a partire da un punto di vista, da un luogo preciso, con quello spirito però di gratuità e di servizio. Il corso di quest'anno presenta un paio di novità che possiamo definire accessorie, ma non per questo meno significative. Innanzitutto la videoregistrazione delle lezioni, che renderemo poi disponibili online attraverso un canale YouTube. Questo è l'intento di aumentare la diffusione dei contenuti del corso e per sopperire a una mancanza grave, quella di Gino Barbanti, che è la persona che ci ha aiutato con il suo prezioso e sapiente lavoro a realizzare sbobinature e quindi anche la lettura dei testi delle lezioni sul sito. Gino non c'è più neanche lui e quindi diciamo che questo è un po' un segno dei tempi, le persone non ci sono più, non si possono sostituire alcune persone, non si può sostituire il loro lavoro, cambiano le abilità, cambiano i mestieri, l'unica cosa che si può fare è andare avanti, inventarsi delle forme nuove per fare le cose che si facevano prima. Sempre con l'intento di una divulgazione più ampia dei nostri lavori e con la speranza che la tecnologia ci assista, perché poi lo verificheremo. La proiezione in videoconferenza dei lavori, dei nostri lavori, al di fuori da quest'aula, grazie per l'impulso della richiesta che ci è venuta dall'associazione Storia Futura, associazione di cultura sociale e politica di Casarano, provincia di Lecce, che ci ha chiesto, essendo interessati ai nostri contenuti, ci ha chiesto di poter fare da capia, diciamo, per questa nuova modalità di diffusione. Colgo l'occasione per ringraziarli e insomma, sperando che questa cosa si possa fare, vedremo un modo anche per noi per metterci alla prova, per più che altro per divulgare in maniera più ampia quello che facciamo. Venendo invece più completamente al corso, mi pare doveroso ripartire dalla definizione che era stata data a questo corso dai fondatori, cioè la formare alla politica. Formare la politica, quindi non formazione politica politicamente orientata, ma formare la politica nel senso di preparare quadri politici, cioè persone capaci di orientarsi e di orientare nei complessi scenari della storia e della società in cui viviamo. Persone comuni che sanno stare nel mondo con questo sguardo di gratuità, di servizio, ma con gli strumenti, con i ferri del mestiere necessari per poter essere veramente utili alla comunità. Il corso di quest'anno prende mosse già dalla progettazione dell'anno scorso, in realtà, perché era stata molto dibattuta. Sotto la guida sapiente di Giovanni era emersa la questione più ampia del rapporto tra cittadini e potere, in tutte le forme poi nelle quali questo si presenta. Se esiste un elemento della società umana che è sempre stato caratterizzato da un tratto particolare, direi, da una certa inaccessibilità, questo è proprio il potere. Come sembra quasi che l'inconoscibilità piena delle sue dinamiche, di quello che lo determina, sia qualcosa di connaturato al suo effettivo esercizio. Il potere tende, scusate questa personificazione del concetto, tende a nascondersi, a mostrare raramente il suo volto peggiore. E questo finisce per farlo apparire a volte quasi contiguo a qualche cosa di esoterico, di cattivo. In realtà
diciamo, ci sono nuovamente le tante conversazioni fatte con Giovanni su questa questione fondamentale della cultura politica, se sia cioè vero che il potere abbia in sé qualcosa di malvagio. Il fascino deteriore del potere emergeva allora sovente in un ragionamento che era sempre morale, ma mai moralista, che si svolgeva sulle tracce della letteratura politica filosofica più alta, da Machiavelli a Dossetti, passando per la cultura tedesca che tanto lo assorbiva. E la questione del rapporto che lega insieme persone, autorità, poteri e istituzioni prendeva ogni volta una strada diversa, sempre profondamente sensata, perché sta a indicare credo, la complessità della questione del potere e di questo rapporto innanzitutto. Una questione quindi che non si poteva esaurire in un corso, in uno solo, e se nella prima, cioè quella dello scorso anno, ci siamo concentrati sul primo momento di questo rapporto, cioè le forme della cittadinanza, nelle quali le persone sono in relazione con le autorità e i potenti, e scendiamo invece quest'anno sul momento, sulla seconda parte di quel ragionamento, che è per l'appunto la ricerca dei luoghi del potere nella società contemporanea. E questo nasce da due cose. La prima è l'osservazione degli eventi. Le nostre società si vanno complessificando in maniera veloce, quasi tumultuosa, spesso apparentemente disordinata. E mi pare infatti che il concetto di nuovo disordine mondiale emerga dal lavoro del professor Giovagnoli, è così che la conoscenza in questo quadro caotico diventa fondamentale anche in ottica politica. Se è pur sempre stata un'arma, perché la conoscenza è sempre stata un'arma da usare e negare a seconda delle situazioni agli avversari, è però anche vero che all'aumentare della complessità il sapere diventa fondamentale non solo più solo per vincere la partita economica, ma anche per reperire il consenso. Ecco quindi che il potere diventa meno monolitico, rispecchiando la struttura della società, diventa meno monolitico e si parcellizza, si annida nei luoghi in cui è più semplice legare il sapere rispetto al consenso. A questo punto mi pare di aver detto qualche cosa a partire quella che io considero una uscita ormai compiuta dal secolo breve. Il secolo breve sembrava aver portato in toto al nuovo millennio una cosa che sembrava intangibile, la democrazia, il valore assoluto della democrazia, talmente assoluto che ci è sembrato giusto a un certo punto anche esportarla con le armi e con la guerra, facendola, diciamo, elevandola a principio superiore anche a quello della pace e anche alle persone. Questo sembrava essere la democrazia a noi occidentali, no? Alla fine del secolo scorso e all'inizio di quest'anno. E soprattutto sembrava una conquista compiuta, tanto compiuta da dover essere per l'appunto esportata. E non è, ahimè, non è più così. Cioè, mi pare che siamo usciti pienamente anche da questa convinzione, in quanto la democrazia oggi ci sembra molto fragile, messa in discussione non più, o meglio non tanto, dalla governabilità, così come spesso si sente nella vulgata comune, con la quale piuttosto invece in un rapporto di binomio. Governabilità e democrazia sono due cose che vanno insieme, sono complementari. Per citare una frase che Giovanni, un concetto che Giovanni chiamava spesso, non esiste democrazia senza governabilità, ma è pur vero che il massimo di governabilità coincide con il minimo di democrazia. Ma tocca a confrontarsi con questo stato di cose, con questo scenario che si presenta oggi in forme un po' confuse. Qui il pensiero va, può non andare ai tanti movimenti secessionisti, federalisti, indipendentisti, insomma, tutto quello che riguarda questo fenomeno di allontanamento dalla centralità dello Stato per tornare a una centralità dei territori. E a me pare, al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare poi sull'identità nazionale piuttosto che regionale, non mi c'è dentro, mi pare che rispecchi invece
il quadro di una nuova razionalità che si sta affermando nel mondo, cioè la razionalità dei flussi, dei punti, delle linee che connettono questi punti, piuttosto che la razionalità che corrispondeva invece all'ordine delle radici e della terra. Credo che in un futuro, anche piuttosto vicino, ci sarà questo conflitto che si sposterà sempre più dal lato economico a quello sociale e inevitabilmente a quello politico. Per cui le razionalità politiche, le organizzazioni istituzionali e territoriali tenderanno forse a rispecchiare sempre più, in maniera sempre più precisa, queste due realtà in conflitto. È possibile che vedremo appunto questi due mondi, queste due razionalità diverse, tradurre loro effetti anche in campo politico. Detto in maniera più semplice, più spicciola, diciamo, ci pare insomma che la democrazia non si possa più considerare come un fatto compiuto, come la semplice delega tramite il voto elettorale del potere, per tornare all'argomento del nostro corso, ma abbia bisogno di fare un salto di qualità, oppure rischia di fare, per usare la metafora del Manzoni, rischia di fare la fine del vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere ridotta a cercare una salva sopravvivenza sotto il gioco dei potenti. Abbiamo voluto collocare, non a caso, in un luogo logicamente e cronologicamente centrale del nostro corso, la lezione di Sabino Cassese sul suo libro dal titolo La democrazia e i suoi limiti. In un'alternanza di lezioni del contenuto teorico e di quella del contenuto più squisitamente tecnico, passeremo dalla questione delle notizie inventate a quelli che invece sono nuovi sviluppi della teoria economica, dal rapporto tra social media e politica fino alla credibilità della scienza ufficiale, con due importanti ascese su un piano più prettamente di senso, quali il rischio di fidarsi di Salvatore Natori e tutte le opere di Don Lorenzo Milani, per concludere poi con una parte tutta costruenza, grazie al lavoro di recente di Magatti, Cambio di paradigma, e soprattutto sulla tavola conclusiva di Sant'Antoniazzi sul lavoro di relazione e sul ruolo giocato da conoscenza e partecipazione nei luoghi di lavoro. Ci sembra quindi proprio un guardare questa chiusura del corso, un guardare al nostro tema intero da un punto di vista particolare, che è quello del lavoro, sul quale si stanno concentrando gli sforzi di molte realtà del cattolicesimo sociale. Da un convegno recente delle ACRI che si è svolto a Napoli, nazionali, alle settimane sociali dei cattolici italiani che si svolgono proprio in questi giorni a Cagliari, che dopo 47 anni riportano il lavoro al centro della loro riflessione, fino poi al lavoro che forse già avete potuto vedere, che stiamo facendo con altre associazioni sempre del mondo cattolico, sul lavoro, scusate il bisticcio di parole, e che ci vedrà impegnati in un convegno il 25 novembre presso la sede del NEAPI milanesi. Ritornando quindi dalla fine all'inizio, chiudo velocemente questa presentazione con un accenno breve sulla lezione con cui abbiamo voluto aprire il corso quest'anno. Qui l'insegnamento di Giovanni ci è venuto in aiuto, suggerendoci di partire da un punto di vista ben preciso, cioè quello italiano, per poterci poi meglio addentrare da qui dentro un tema che va necessariamente considerato come globale. E abbiamo scelto di farlo legando insieme questi due testi, come dicevo, a nostro avviso complementari, che sono in grado di dare uno spaccato non statico di quel particolare rapporto tra italiani e il potere, dai risorti della modernità fino ai fenomeni più attuali. Partiremo quindi dall'antropologia politica degli italiani, di poi il Salvatore che già conosciamo, che sì, tanto piccolo di facile lettura, quanto però anche ricco e direi anche spietatamente lucido e chiaro nell'individuare uno sguardo di lungo periodo, non viziato dalla contingenza, dalla congiuntura, i processi cumulativi in grado di creare le mentalità per
per prendere le parole del libro, che sopravvivono ai cicli politici ed anzi li determinano. Allora, io ho alcuni importanti autori di riferimento, da Guicciardini a Leopardi, a Pezzolini, a Guido Dorso, il carattere italiano ci si presenta come determinato dall'assenza di senso dello Stato e quindi da una scarsa fiducia nelle istituzioni. Queste sono in estrema sintesi le tesi che poi in realtà Salvatore ci illustrerà in maniera più precisa. Per giungere poi da qui a una dimensione più squisitamente recente, quella della storia repubblicana, in cui il carattere degli italiani si gioca tutto nella competizione cui sono chiamati per gli avvenimenti più recenti, le trasformazioni epocali che hanno interessato il mondo a partire dagli anni 70, lungo una concatenazione di eventi che partono dalla globalizzazione per giungere alla forza inevitabile, a questo punto crisi della democrazia rappresentativa, gli italiani appaiono incerti tra la ripresa di un forte progetto comune e la rassegnazione a Berlino, e mi pare di poter dire ad un si salvi chi può, che in realtà però vi spiega i suoi effetti su scala europea. Un si salvi chi può che prima di essere tentativo, diciamo, di recuperare una maggiore razionalità politica in questo mondo governato dai flussi, a noi sembra innanzitutto la risposta legittima e, diciamo, in un certo senso anche da capire, che i territori economicamente più forti si danno per tentare di vincere da soli la sfida della globalizzazione anziché rischiare di perderla insieme. Su questo tema bisogna riflettere a partire da quello che sta succedendo in questi giorni in una regione molto importante del scenario europeo, quale la Catalogna, nella quale stanno avvenendo al pettine molti nodi con le rigidità tipiche anche del sistema politico della società spagnola, quella durezza più che altro, in cui due posizioni, tutte e due, diciamo, comprensibili e anche per certi versi plausibili, sembrano più che altro conformarsi come due treni destinati a scontrarsi, senza che da nessuna delle due parti ci sia la volontà di tirare un freno. Questo, permettetemi, non ha senso, perché tutto ci è sembrato di poter imparare nelle dinamiche recenti dei rapporti con le istituzioni, ma sicuramente su questo c'è la possibilità di trattare, di trovare un accordo, e soprattutto niente lascia pensare che sia molto meglio ricercare una indipendenza anziché invece cercare una più profonda strada europea. Speriamo che l'Europa dia il suo contributo fattivo, perché senza questa dimensione siamo come gusci di noci dentro al mare magnum della globalizzazione. Lascio quindi a questo punto compito agli autori di dirci, da questo punto di vista, da dove vengono gli italiani e soprattutto dove stanno andando. Grazie. Quindi apriamo il corso seguendo il ritmo, come ha detto Luca, che abbiamo avuto in questi anni, quindi con uno spirito attivo e, come è stato ricordato, l'esperienza vivente di Giovanni, che siamo noi stessi. Io parlo di antropologia politica degli italiani. Come siamo fatti? Leggendo il libro di Giovagnoli ho visto che nello sviluppo delle vicende della Repubblica italiana queste costanti di lungo periodo ci sono ancora, sottendono i comportamenti, le mentalità, perché
certi fenomeni si possono comprendere fino in fondo, se si vede, per usare una formula della genetica, se si vede il DNA dei processi. Quindi questo libro ha un taglio storiografico che è quella della cosiddetta storia del lungo periodo, dove il passato non si vede, ma pesa, condiziona. C'è una genetica delle mentalità. E prima breve considerazione, io enuncerò alcune tesi. Di Giovagnoli che ci descrive che cosa è avvenuto in questo nostro tempo repubblicano. E prima considerazione, antropologia. Quando io parlo di antropologia degli italiani indico una costituzione, cioè non è un giudizio negativo. Le antropologie sono antropologie, siamo fatti come siamo fatti. Poi è chiaro che possiamo migliorare, ma una delle dimensioni sia per gli individui che per le società di migliorare è di comprendere i propri deficit. Quindi siamo fatti come siamo fatti, abbiamo i nostri pregi e i nostri deficit. I pregi, tutto sommato, vanno avanti da soli. I deficit bisogna riconoscerli per cercare di disinnescare gli elementi di patologia, no? Che ci sono negli organismi umani e negli organismi sociali. Ora, l'Italia come Stato e come nazione non stanno insieme contemporaneamente, perché Stato e Nazione non sono la stessa cosa, è già il primo grande problema. E l'Italia, tutto sommato, si è sentita un'Italia, popolo, attraverso degli emblemi mitici che la costituiscono. E nella Costituzione dell'Italia come popolo ci sono dei miti fondanti. Il mito della romanità e l'esperienza della cristianità. Cioè sono due elementi che hanno accomunato nel mondo italiano. E quindi già nel Medioevo c'era questa idea in cui ci si sentiva più o meno una cosa sola. Dante, Petrarca, cioè c'erano questi emblemi mitici con queste due grandi figure. Però la dimensione di Stato, moderna di Stato, in Italia è tardata a venire. Molto tardi. Lo Stato inteso proprio come Stato-nazione. Dico di passaggio, velocemente, che i grandi Stati-nazione, anche la nazione è una figura molto tarda, direi è post-napoleonica, ma gli stati-nazioni o le patrie, e si sono costituite in Europa a partire dalle grandi monarchie. Le democrazie più avanzate hanno alle loro spalle l'esperienza degli stati assoluti.
secondo il mito, che uno Stato è uno perché è il corpo del re. Questa dimensione, questa figura di grande corpo, se voi pensate il Leviatano, no? C'è questa rappresentazione del grande corpo del re, c'è questa figura organica. E quindi la simbolica del re è un elemento che costituisce l'unità. Basti pensare alla monarchia inglese, a tutt'oggi. E in tempo di democrazia in Europa, la maggior parte delle nazioni europee sono tutt'oggi monarchiche. Cioè, una cosa che non... Il corpo del re, che crea un mito di unità. E l'Italia invece era l'esperienza dei comuni, che erano un'esperienza di rappresentanza molto breve, democratica, e soprattutto la grande Italia della modernità, che è un'Italia di principati. E quindi l'idea di nazione, popolo italiano, è molto lontana. Il rapporto vero, vitale, strutturale delle comunità è il rapporto con il loro principe. E quindi un rapporto costruito in una relazione alto-basso, dove la logica era la logica della protezione e della largizione. Grosse dimensioni.
le politiche, una società matura, è un gruppo dirigente centrale, libero, antidemocratico, colto politicamente, che ha l'idea di cittadinanza, e dall'altro lato i sudditi e i ribelli. La somma di sudditi e ribelli ha sempre tenuto in scacco la cittadinanza. Cioè, la dimensione del cittadino non è che non ci sia in Italia, c'è, per fortuna la democrazia regge perché c'è questo corpus, no? L'idea di cittadinanza. Però a fronte di questo ci sono due grandi aree sociali dove la mentalità è dei sudditi o dei ribelli. Con delle singolari oscillazioni, si possono portare degli esempi qui, con delle singolari oscillazioni, in cui il suddito, che non ha l'elargizione che pretende, diventa ribelle. E quindi abbiamo un passaggio dai sudditi ai ribelli. Dal 61% di Berlusconi in Sicilia alla vittoria dei grillini, bruciando lo spazio intermedio. La Sicilia è macroscopica, ma anche in Italia. Hai queste oscillazioni. Quando queste oscillazioni non ci sono, e qui il racconto che ci fa Giovagnoli è interessantissimo, quando queste oscillazioni non ci sono, l'Italia si regge su un processo continuo, illimitato di mediazioni. Che non è solo consenso, ma è anche spartizione. Quindi c'è un livello alto della mediazione, penso ad Aldo Moro. E invece poi c'era una versione concreta di questa mediazione che era la pratica della spartizione. La Repubblica dei Partiti è stata insieme a lungo come una pratica raffinatissima della spartizione. E l'esempio erano governi paurosamente immensi con 120. E a livello locale è uguale. Un'altra cosa importante: quando nascono le regioni in Italia, e sono uno dei parti più tardi della Costituzione, e perché nascono? Perché c'è un over di sistema politico che cerca spazio. Non nascono da un'idea federale. Perché altrimenti le avrebbero fatte prima, le avrebbero fatte subito, se avessero pensato federalmente l'Italia sin dall'inizio. E nascono in un momento in cui c'è un over personale politico da piazzare. Questo lo dico in questo momento senza credere. Dico come tecnica ordinaria del governo nella società italiana. E se vediamo la fase politica in cui siamo oggi, questa dinamica si ripropone. Una seconda cosa e chiudo, perché poi riprenderò questo tipo di problema. In Italia, nella sostanza, non c'è stata mai una vera democrazia funzionale. Non dico che non ci sia stata democrazia, anzi, una grande società democratica, ma non funziona. Perché
tratti essenziali della democrazia, che è tante cose, che è in crisi, ma secondo me è uno dei tratti essenziali della democrazia, è l'alternanza al potere. L'alternanza al potere. Beh, in Italia questo non c'è mai stato. Non c'è mai stato in modo fisiologico. Poco importa che si trattasse di coalizioni o di bipolarismo, ma non c'è mai stato, perché le coalizioni erano spartizioni sempre degli stessi gruppi. E qui c'è un passaggio molto importante nel libro di Giovagnoni. Uno dei momenti difficili, molto difficili, della società italiana, in cui si è cercato di creare un altro accorpamento sociale, non è stato un passaggio elettorale semplice, ma è stato un trauma. Il governo Tambroni, i morti di Reggio Emilia. Cioè il centro-sinistra nasce non come un ricambio naturale, perché era impossibile pensare che i socialisti potessero andare al governo, se non operando col forcipe una separazione del mondo. Questa difficoltà del ricambio, ed è stato uno dei momenti più alti di ricambio della società italiana, di ricambio di indirizzo politico e di politiche reali, è stata una successione traumatica, non è stato un ricambio democratico. E allora non a caso, una volta che è fatto, fallisce, perché il PSI viene inglobato e dall'altra parte restano quelli che non possono entrare. Quindi è un punto di passaggio in cui la democrazia poteva diventare fisiologica, ma non era diventata. Perché l'idea qual era? Che i socialisti divenissero opposizione. E non fossero risucchiati nella spartizione. Infatti l'idea era, il libro emerge chiaramente, di svuotare il PC. E fallì. E si tratta di vedere perché. Ecco, quindi la democrazia italiana è una democrazia partecipata, ma non fisiologicamente sana, perché se non c'è il ricambio, evidentemente non ci può essere una alternanza del comando. E quindi il meccanismo di riproduzione delle élite è stato un meccanismo cooptativo, non per alternanza, ma per cooptazione. Cioè il ricambio è stato generazionale, non è stato posizionale. E questo è una delle ragioni della decadenza del centro. Perché un centro politico che non nasce dal conflitto, ma nasce dalla cooptazione, è strutturalmente debole. Perché vive nella logica della rendita, non del conflitto. E Tangentopoli esplode anche in Italia. Non è che la corruzione negli altri paesi non ci fosse, o non c'è, e ce n'è tanta. Ma lì la corruzione sostanzialmente veniva controllata col ricambio, perché prima che gli altri si corrompano, gli altri si purificano o si decantano. Cioè da un lato un tempo di decantazione, dall'altro c'è un tempo di inquinamento, perché il potere inquina sempre. Non è male, ma è imparentato. Allora se da un lato qualcuno tende ad inquinarsi, dall'altro, l'altro che non c'è, si decanta. In una dimensione statica, in una logica politica cooptativa,
Tangentopoli era il minimo che potesse accadere. Cioè dire un ricambio, no, una crisi da decomposizione. Cioè finiscono i partiti. Nell'Europa questo non è avvenuto. Da nessuna parte. È solo una cosa nostra. Che un centro politico venga scalzato dalla magistratura. Con la conseguenza che A non è scalzato, B la magistratura si trova fuori posto e si altera nelle sue stesse funzioni. Quindi un doppio danno. Non sconfiggi la corruzione, ma patologizzi la giurisdizione. Perché la magistratura può condannare soltanto atti individuali. Quando deve prendere decisioni rispetto a processi, non può giudicare la società. Ecco, quindi grande capacità di mediazione, grande sensibilità pluralista, grande creatività vocale, cioè tutte queste cose le sappiamo bene, ma di fatto una democrazia gracile, ma non la gracilità della democrazia nella fase attuata del mondo, che c'è dappertutto, la crisi della rappresentanza che c'è dappertutto, ma una crisi della democrazia classica della tradizione ottocentesca-novecentesca. E l'ultima cosa, il fattore, come dire, che ha rallentato tutto questo, pur con grandi risultati sul piano pratico, sul piano economico, di riuscita, è stato che il lungo periodo democristiano ha retto e ha stabilizzato il sistema in una fase in cui doveva decollare. E da questo punto di vista è stato un punto equilibratore. Caduto quel punto equilibratore, per tutta una serie di ragioni, soprattutto internazionali, economiche, eccetera, eccetera, la logica della mediazione ha perso il suo asse. E quindi dalla logica della mediazione, che pure aveva un suo asse, si è passata a quella della collusione. Dove forze selvagge hanno avuto la possibilità di emergere senza che nessuno li fermasse. Craxi non è Berlusconi. Craxi appartiene alla logica dei partiti, finanziamento pubblico. Berlusconi è acquisto porta a porta del consenso. Ecco, mi fermo qui, perché Giovagnoli ha scritto un libro bellissimo, nel dettaglio c'è tutto, non manca una notizia, quindi da questo punto di vista potrà darci delle elucidazioni accurate. Ci rimandano a questo,
ha una visione alta della politica che io condivido pienamente e cui cerco anch'io di ispirarmi. Sentiamo tutti il bisogno di una riflessione alta sulla politica e di una politica che sia all'altezza di queste riflessioni alte, e quindi credo che su questo ci sia una profonda sintonia. E il relatore ci ha presentato un quadro di lungo periodo, come ha detto lui stesso, un quadro di lungo periodo che contiene gli elementi fondamentali appunto della storia italiana di lungo periodo, e io sono pienamente d'accordo con questo che lui ha detto appunto sulla storia d'Italia di lungo periodo, sottolineando soprattutto, questo libro lo fa in modo molto efficace, gli elementi di frammentarietà, gli elementi di incompiutezza, il mancato passaggio alla modernità, l'assenza o la carenza dello Stato, ecco questo, come dire, queste tante cose precedute dal non quello che non c'è stato, quello che l'Italia non è stata nei secoli, quello che gli italiani non hanno fatto, perché appunto quando si parla di antropologia degli italiani parliamo di italiani. Da questo punto di vista è significativo che il suo libro si intitoli Antropologia politica degli italiani, il mio libro si intitola Repubblica degli italiani. Potrebbe sembrare un'ovvietà, ma non lo è. Se tutti e due abbiamo sentito il bisogno di usare questo termine, gli italiani, è perché siamo profondamente convinti che la storia d'Italia abbia un protagonista unico, e questo protagonista sono gli italiani. È famosa la frase fatta all'Italia bisogna fare gli italiani, però in realtà è vero anche il contrario, soprattutto il contrario, cioè sono sempre gli italiani che fanno l'Italia, oppure che non la fanno, e qualche volta la disparo pure, ecco. Ma sono sempre gli italiani, e gli italiani siamo noi, non è che sono altri. C'è un passaggio severo nel libro di Salvatore Dattoli, dice i moderati siamo noi, sì, in certo senso le colpe degli italiani sono anche le nostre colpe, viceversa. O mettiamo anche all'impositivo, gli aspetti positivi della storia d'Italia sono prodotto della forza, della capacità degli italiani, e dunque gli italiani sono responsabili della loro storia, nel bene e nel male, in una parola sola. E allora, se l'analisi è quella di Salvatore, se è giusta l'analisi di Salvatore, io penso che sia giusta l'analisi di Salvatore sulla storia italiana in lungo periodo, qual è allora il problema degli italiani? Il problema degli italiani è contrastare la frammentazione, il problema degli italiani è combattere l'incompiutezza della loro storia, contrastare gli effetti di quel faticoso ambiguo passaggio o non passaggio alla modernità quando era il tempo di passare alla modernità, Guicciardini e via dicendo, le istituzioni incompiute, ecco, contrastare tutto questo, contrastare una parola, uso il tuo linguaggio, del loro, degli italiani, non essere poco o non essere abbastanza poco. Il problema degli italiani come problema di avvertire la Repubblica, qui lo intendo nel senso latino del termine, la cosa pubblica, come cosa pubblica, come cosa di tutti gli italiani, non come cosa degli altri, la logica del principato, no? Per cui lo Stato è un'altra cosa, se mi amico bene, gli sono amico, se non mi amico lo combatto, ma è un'altra cosa, non siamo noi lo Stato, no? Ecco, tutto questo è molto vero. Ma se tutto questo è molto vero, io credo che noi dobbiamo cercare un filo conduttore per capire la storia, antica o recente che sia. E questo filo conduttore è proprio questo, cioè il filo conduttore di italiani che hanno contrastato questa loro tendenza alla frammentazione, che per la verità non è solo colpa loro, intendiamoci, cioè l'Italia, gli italiani, l'Italia è frammentata perché la storia d'Europa la resa frammentata molto a lungo. Se l'Italia non è diventata una nazione, uno Stato nazionale, per meglio dire, mentre si formavano i grandi Stati nazionali europei in Europa occidentale, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, via dicendo, è perché la logica delle dinamiche della politica europea volevano che l'Italia fosse frammentata. Quindi ci sono delle cause storiche, ecco. Antropologia non vuol dire che gli italiani sono fatti così perché sono fatti così, ma perché la storia li ha fatti così.
Quindi non bisogna, secondo me, fissare troppo, ecco, appunto, morale sì, ma non moralismo, no? Diciamo. E va bene. Allora, il filo conduttore, appunto, io credo positivo, è quello di dire, vediamo se gli italiani qualche volta sono riusciti a essere popolo, sono riusciti a fare. Beh, i momenti positivi ci sono stati. E questi secondo me sono importanti non per essere ottimisti a tutti i costi, no, io credo che bisogna essere spietati nella critica, non si tratta di essere ottimisti, però è importante dire che ci sono stati momenti positivi, perché se ci sono stati vuol dire che nel passato, vuol dire che ci possono essere anche in futuro. Cioè, se gli italiani certe volte hanno deciso di essere popolo e di creare un loro Stato e di fare tutti quei processi in positivo che gli altri momenti sono mancati, evidentemente questo forse è possibile anche in altri momenti. Allora io, un momento positivo che secondo me resta indiscutibilmente positivo, al di là delle tante critiche e anche oggi particolarmente, è il Risorgimento. Cioè gli italiani hanno deciso di fare l'Italia, perché sono stati gli italiani, non tutti, sono stati un'elite non piccolissima, per la verità, non piccolissima, un'elite che, considerando le condizioni dell'epoca, è stata la più larga possibile, ovviamente, essere povero, arretrato, diciamo la cultura è solo di ristretti ambiti, tutto quello che vogliamo. Il Risorgimento ha avuto certamente un carattere elitario, che è un limite, questo è ovvio, però è stato, queste elite sono state, come dire, generose, non in senso storico, cioè hanno guardato al di là dell'immediato e hanno creato una cosa nuova. Una cosa nuova che è stato un bene per loro, certo, per tutti gli italiani, perché la Costituzione dello Stato unitario è arrivata tardissimo, meno male che è arrivata, perché se no saremmo veramente nei guai, tutti ci hanno guadagnato, questo è molto importante, ci ha guadagnato il nord, ci ha guadagnato il sud, ecco perché l'Italia non nasce federale. Perché il federalismo è un lusso che l'Italia non si può permettere, venendo da una storia di particolarismi, da una storia di divisioni, da una storia di conflitti, eccetera, 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 eccetera. Quindi era inevitabile che l'Italia nascesse con un forte Stato centrale. E meno male che è andata così. Non perché è la formula perfetta, ma perché in quel determinato contesto storico è stato il modo in cui si è potuto contrastare una serie di fenomeni, una serie di problemi e via dicendo. Cioè, per esempio, se la diffusione della cultura è stato un fatto nazionale, perché abbiamo avuto uno Stato che si è faticosamente, lentamente, con tutti i limiti che sappiamo, però ha costruito un sistema scolastico che ha portato un secolo dopo, perché poi siamo un secolo dopo, gli italiani a parlare di italiano, perché poi intorno al 1970 poi siamo arrivati al fatto che gli italiani parlano italiano come prima lingua e non più il dialetto siciliano, questo e quell'altro, eccetera. Dunque questo è un momento positivo, con tutti i suoi limiti, per carità, ma quando oggi i neoborbonici ci dicono che invece è stato il disastro, ecco, dicono qualche cosa che non sta nel cielo né in terra. Oggi va di moda, diciamo, non c'è solo gli eccessi del leghismo settentrionale, ma c'è oggi anche questo libro di aprile che ha un grande successo, perché c'è la nostalgia del Borbone, che non mi pare che sia molto fondata storicamente. Bene, vediamo al secondo dopoguerra, vediamo al tema del mio libro. Il tema del mio libro è appunto la storia fatta dagli italiani dal 1946 in poi, o se vogliamo anche dal 43, anzi per essere più esatto, dico 46 perché il 46 nasce la Repubblica, ma in sostanza si tratta di un momento dentro un processo più lungo che in realtà nasce nel 43, poi crollo del fascismo, la fuga del re, la dissoluzione dello Stato, perché poi la fuga del re ha significato questo, diciamo, l'Italia decapitata, l'Italia senza Stato, senza classe dirigente. Il giorno della vergogna è stato definito lo settembre 43, giustamente, perché è il giorno della vergogna. Anche qui, meno male che c'è stato, perché se gli italiani non capivano che bisognava finire la guerra con i tedeschi e passare dall'altra parte, non è bello da un giorno all'altro passare dalla parte del nemico, ma meno male che si è fatto, perché non siamo moralisti, perché qualche volta sembra che
che sia stato la vergogna sia stato cambiare fronte, no, è stato il fatto che prima si era scelto il fronte sbagliato e per fortuna alla fine si è scelto il fronte giusto, che erano tutti fascisti e soprattutto tutti nazisti, contro Hitler e via dicendo. Gli anni del secondo dopoguerra sono stati anni in cui gli italiani hanno avuto una fortissima spinta unitaria. Ecco, questo secondo me è un momento estremamente positivo della storia d'Italia. Mentre nel primo dopoguerra la divisione fra gli italiani ha aperto la strada al fascismo con tutte le conseguenze negative del caso, nel secondo dopoguerra la spinta degli italiani è stata una spinta fortemente unitaria. E non era facile. Non era facile perché, per esempio, fascisti e antifascisti si sono combattuti. Quindi, come dire, c'erano delle divisioni dolorose, profonde. Subito dopo è arrivata la guerra fredda, comunisti e anticomunisti si sono combattuti ferocemente, le ideologie contrapposte, eppure c'è stata una spinta unitaria più profonda, quello che potremmo chiamare lo spirito della ricostruzione. Lo spirito della ricostruzione ha animato gli italiani. Si è espresso nel lavoro dell'Assemblea Costituente. Ecco, oggi qualcuno, i teorici della, come posso dire, dell'anticonsociativismo, arrivano a dire che la Costituzione italiana è sbagliata. Perché? Perché è stata fatta insieme. Sarebbe il momento, il cosiddetto compromesso costituzionale, sarebbe il momento peggiore in cui si vede la logica dell'infugio. Un termine sbagliato, perché la parola ciuccio viene al dialetto napoletano e significa pettegolezzo, ma siccome Tonino Di Pietro non mastica bene l'italiano e neanche i dialetti, l'ha usata per dire un compromesso di basso livello, no? Una cosa di questo genere, ed allora la usiamo con questo significato. Vabbè, le parole cambiano di significato nel corso del tempo, questo è normale. Ecco, quindi oggi noi usiamo per dire che non ci deve essere accordo fra partiti diversi, tra ideologie diverse, tra culture diverse, no, assolutamente mai. E quindi anche la Costituzione è tutta da buttare, perché è vero che la Costituzione è stata il frutto di un compromesso ad altissimo livello, e meno male che c'è stata. E ricordiamo qui Dossetti, e quindi già basta questo nome, ma ne potevo aggiungere tanti altri. Se andate a vedere un po' di dibattiti costituenti, che meraviglia, no? Come i costituenti parlano, si danno ragione fra di loro, prendono l'argomento dell'avversario, dissentono, però anche consentono. Come si deve fare quando si costruisce qualcosa di nuovo, no? Si collabora, insomma, non è che si ha tutti le stesse idee, però li si mette insieme e si collabora, eccetera. Allora, io credo che questa cooperazione, collaborazione costituzionale sia stato un momento estremamente alto, importante nella storia. Ma non è stato un momento isolato, è stato un momento che è continuato e si è sviluppato anche a tutti gli altri livelli, non solo a livello della politica. Perché se c'è una cosa su cui gli italiani erano d'accordo, sono problemi, è che bisognava portare pace. E gli italiani lo hanno fatto. Lo hanno fatto e hanno cambiato l'Italia come non è mai accaduto in millenni di storia. Qui l'accordo sulla storia di lungo periodo, bene. È possibile cambiare anche millenni di storia. Non del tutto, ci sono degli elementi del passato che continuano a pesare, questo è vero, però il miracolo italiano, come è stato definito, è stato un miracolo che effettivamente ha portato una modernizzazione del paese incompiuta, sbagliata, fatta male, tutto quello che volete. Ma, insomma, l'Italia dei nostri nonni, bisnonni, era tutta un'altra cosa. E non era meglio dell'Italia di oggi. Ecco, secondo me è un elemento su cui noi dobbiamo tenere fede. E questo lo dobbiamo agli italiani. Agli italiani, non tutti, naturalmente, non di tutte le epoche, però gli italiani del secondo dopoguerra, che sono stati tanti, tantissimi, hanno avuto questo forte spirito unitario. Perché? Perché, allora ci domandiamo come mai hanno avuto questo forte spirito unitario. Perché, secondo me, uscivano da un disastro. Uscivano dalla guerra. Oggi la guerra è lontana e forse anche per questo noi oggi facciamo tante cavolate, diciamo, perché non abbiamo il senso drammatico della possibilità di perdere tutto, a cominciare dalla vita e poi tutto, le famiglie smembrate,
morti, distruzioni materiali, insomma, uscire da una guerra come la seconda guerra mondiale, e penso che ognuno in famiglia abbia ricordi, diciamo, di quello che ha significato, vuol dire trovarsi veramente davanti al baratro. E davanti al baratro si mettono da parte tante cose secondarie e si guarda all'essenziale. Ecco perché gli italiani hanno trovato la loro unità e hanno trovato anche la strada giusta, per cui abbandonata tutta la storia del fascismo, tutte le idee dell'Italia che doveva essere grande potenza militare del mondo, tutta la roba, quindi lasciamo perdere tutte queste questa retorica che ha fatto tanto male, perché poi questa retorica poi produce dei fatti, e i fatti sono stati la guerra, e mettiamoci a lavorare, e infatti gli italiani si sono messi a lavorare, si sono bloccati le mani e hanno fatto qualche cosa di straordinario, non solo dal punto di vista economico, appunto, che è più visibile nei suoi effetti concreti, materiali, eccetera, ma anche della capacità, appunto, di unire, per esempio, popolo elite, cioè, come l'elite lo spiega bene, questo, cioè, il vero miracolo italiano è stato il miracolo di questa capacità, di questa sinergia tra le componenti diverse della società italiana, che è stato appunto il grande spirito di... Quindi il primo motivo è la guerra. Secondo motivo, anche un po', diciamo, mi sento di colpa, cioè gli italiani sapevano che era anche colpa loro perché erano arrivati a quel punto, perché le piazze piene per applaudire il Duce erano piene di italiani, i quali fondati dietro al fascismo perché andava di moda, naturalmente ci sono stati gli antifascisti, naturalmente ci sono stati coloro che hanno combattuto tutto questo eroicamente, hanno pagato un grande prezzo, cioè, però era una minoranza, mentre la maggioranza degli italiani era una maggioranza che ha dato il suo consenso al fascismo, e non solo perché era costretta, ma perché diresti tu gli faceva comodo, pensava che andava bene, diciamo, quel potere lì, non importa poi se Mussolini ammazzava qualcuno, mandava in prigione gli altri e altri ancora in esilio, ma quisquiglie, diciamo, andava bene così, diciamo, e poi si hanno visto gli effetti, e allora senza dirlo, perché in Italia non si usa, diciamo, riconoscere apertamente i propri errori, ma insomma si sapeva che bisognava cambiare pagina, e bisognava anche cambiarla personalmente, perché in qualche modo nel DNA degli italiani c'era il fascismo è autobiografia della nazione, e la verità non è una cosa che è piovuta dal cielo, insomma, il fascismo. E questo è evidentemente, diciamo, un'altra spinta molto forte. Ecco, io credo che questo sia la chiave di lettura della prima parte della storia dell'Italia repubblicana, questa enorme spinta, che grosso modo arriva fino agli anni 70, alla fine degli anni 70, in cui io vedo un momento in cui gli italiani sono stati poco. E pensate, lo sono stati anche negli anni della guerra fredda. Questa è stata la cosa più difficile da fare, perché il mondo si è diviso fra comunisti e anticomunisti, e l'Italia si è divisa fra comunisti e anticomunisti. Il 1948, non so se lo celebriamo, i 70 anni, è stata una spaccatura gigantesca dell'Italia in due comunisti e anticomunisti. Però qui la forza più profonda, che questa divisione c'è stata, non dobbiamo assolutamente minimizzarla, è stata enorme e dirompente, ma la capacità degli italiani, proprio perché c'era questa spinta unitaria molto più forte, è stata quella di gestire questa divisione e impedire che questa divisione diventasse una lacerazione del paese. E quindi di nuovo pensiamo a un Dossetti, no? Dossetti dice, appunto, accusato di filocomunismo, ma sono sciocchezze, non è questo il punto. Dossetti è profondamente radicato in una cultura cattolica, chi più di lui, evidentemente, ma c'era tutta la consapevolezza che non si doveva, come dire, mettere gli italiani contro gli italiani, non si doveva rifiutare quelle componenti che in qualche modo il Partito Comunista rappresentava in positivo, milioni di lavoratori, milioni di contadini, le loro aspirazioni sociali, bisognava raccogliere tutte queste esigenze. Questo dico gestire la divisione. Gestirla perché bisognava accettarla, perché in effetti i comunisti rappresentavano un problema, questo non si può negare, il Partito Comunista ha rappresentato un problema, non si può negare questo,
La scelta del 48 che hanno fatto gli italiani, che è stata la scelta di stare da una parte del mondo e non dall'altra, è stata una scelta giusta. Perché bisognava, in quel momento il mondo era spaccato in due, bisognava fare la scelta di stare in uno dei due campi, gli italiani hanno scelto di stare nel campo occidentale 50 anni dopo, nel 1989, la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera, hanno dimostrato che era quella la scelta da fare. E ancora una volta, diciamo, è stata la scelta giusta, ma sarebbe stato profondamente sbagliato dedurre, come dire, dalla scelta giusta di stare a parte del mondo occidentale delle conseguenze che erano quelle della, sarebbero state quelle della divisione, della lacerazione del paese, della contrapposizione frontale a tutti i livelli. Conflitti sono stati, per carità, ma entro certi limiti. E questo io appunto credo che sia un merito del popolo italiano e anche della sua classe dirigente. Qui secondo me poi dobbiamo anche uscire un po' dall'idea che ci sia tutta questa differenza fra popolo e classe dirigente, o tra popolo e partiti, no? Il popolo e la politica. La politica non ci piace, vabbè, però anche colpa nostra. Non è che i politici sono tanto bravi quando il popolo è tanto cattivo o viceversa, diciamo. Cioè c'è sempre un interscambio. Se oggi la politica italiana non va o non va come vorremmo, la colpa è anche nostra, cioè non possiamo dissociarci, ecco, questo chiusa la parentesi. Quindi dico, popolo e classe dirigenti hanno positivamente gestito questa enorme frattura. Come l'hanno gestita? L'hanno gestita attraverso i partiti. I partiti sono stati questo legame tra popolo e classe dirigente, i partiti sono stati forti, sono stati importanti, ma hanno rappresentato il modo in cui si è espresso appunto questa alleanza tra popolo e classe dirigente, un modo tipicamente italiano, perché l'Italia è un pluralità, è pluralismo. L'Italia non è un paese omogeneo, l'Italia è lunga, l'Italia ha una storia complicata, gli italiani sono tanti e diversi, il che è bellissimo, perché il pluralismo è una grande ricchezza, ma è un grande guaio, ovviamente. E allora qual è stata la soluzione? Restiamo divisi nei partiti, ma collaboriamo. E dove non è possibile collaborare, non facciamoci troppo del male. Se volete, questo banalizzando molto, è la storia della cosiddetta Prima Repubblica, o almeno, ripeto, fino alla fine degli anni 70. La divisione comunismo e comunismo c'è stata, non poteva non esserci e doveva esserci, io sono molto convinto di questo, ma la Democrazia Cristiana non ha mai voluto governare da sola, diceva De Gasperi, mai da soli. E quando aveva il 50% dei voti, dopo il 48, ha governato con i laici, ha governato con i repubblicani, ha governato con i liberali, con i socialdemocratici, anche se non c'era bisogno in termini strettamente parlamentari, perché la grande visione di De Gasperi era questa: dobbiamo lavorare insieme, il pluralismo deve diventare cooperazione, collaborazione. Dopo si è potuti andare oltre questo. Il momento del centro-sinistra, condivido il tuo giudizio positivo, il centro-sinistra è stato un grande esperimento politico, con tutti i suoi limiti che tu ricordavi prima, ma l'idea di fondo era molto positiva. Prendiamo una parte di quel mondo che nel 48 stava dall'altra parte, cioè i socialisti che si erano uniti, sbagliando, con Paolo Renzi, si raccodava Togliatti, ma recuperiamo questa componente socialista che non è di per sé di tutto, come dire, per sua storia, uguale a quella comunista, recuperiamola e portiamola nello spazio della democrazia, collaboriamo, e il centro-sinistra è stato questo, diciamo, la mediazione intesa nel senso appunto del lavorare insieme, del costruire insieme una politica inclusiva. E in qualche modo, anche se è stata una cosa completamente diversa, anche gli anni della solidarietà nazionale, che non sono stati un'alleanza di governo, sono stati una forma di cooperazione nell'emergenza davanti al terrorismo, eccetera, 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 sono stati dentro questo grande percorso che comincia con De Gasperi e finisce con Moro, sostanzialmente. E questo è, diciamo, il motivo per cui io tutto sommato ritengo positivo questo percorso, e ritengo molto pericoloso, come dire, maledire tutto ciò che è collaborazione, cooperazione, consociativismo, consensualità. No, in Italia abbiamo bisogno di questo, anche oggi io sono convinto che avremo bisogno di una grande capacità dei partiti, se ci fossero, i partiti non ci sono più, ci sono, diciamo, degli ectoplasmi
ectoplasmi che somigliano dei partiti, trovassero, come dire, nella logica sana dell'alternanza, quindi del governo opposizione, ma una unità di fondo sul progetto Stato, no? Sul progetto. Oggi più che mai, io sono convinto che la prova in giugno sia un pericolosissimo equivoco, perché se tutto quello che è in giugno è sbagliato, allora secondo me non c'è futuro. Cioè, allora vabbè, ognuno per sé. Ma non è questo, certo. Spartizione non è collaborazione, spartizione non è mediazione, d'accordo? Cioè, la qualità dell'accordo fa la differenza, è ovvio, cioè non è ovvio, va detto con chiarezza. Ma questo non significa che non si può gettare via il bambino con l'acqua sporca, insomma. Vengo rapidamente alla seconda fase della storia repubblicana, che secondo me comincia alla fine degli anni 70. Non comincia in Italia questa seconda fase, comincia fuori. Non è perché è morto Moro che lo hanno ammazzato, la storia italiana è cambiata. Cioè, abbiamo perso un uomo politico di grandissimo valore e l'Italia si è impoverita con la morte di Moro. Su questo io sono assolutamente d'accordo. Però il cambiamento è venuto da lontano. È venuto da lontano ed è un cambiamento che chiamerei globalizzazione. La globalizzazione comincia anche prima, comincia nel primo dopoguerra. Gli americani creano un grande mercato internazionale ben regolato, ma insomma se ne assumono anche la responsabilità. E quindi la parità del dollaro oro, Bretton Woods, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma insomma il mondo occidentale, parliamo ovviamente perché tutto occidentale, il comunista è un'altra storia, ha creato una sua solidità nella cooperazione economica internazionale. Il miracolo italiano è stato fortemente favorito da questo contesto internazionale favorevole. Dobbiamo molto a questo quadro. A partire dagli anni 70 questo quadro salta. Era fisiologico che saltasse. Perché? Perché il mondo è diventato molto più complicato. E i paesi che hanno raggiunto la loro indipendenza sono diventati, piano piano, degli attori sul piano economico molto importanti, le tigri asiatiche e via dicendo. Gli americani non ce la fanno più a fare, come dire, garanti dell'ordine economico internazionale. Ci abbiamo la guerra del Vietnam, finisce la parità dollaro-oro, finiscono gli accordi di Bretton Woods, lo shock petrolifero del 1973, quando i paesi produttori di petrolio decuplicano anche di più il prezzo del petrolio, mettendo in crisi le economie avanzate che si trovano a doversi ristrutturare. Sono gli anni dell'austerità in Italia, poi di quella che viene chiamata la cosiddetta stagflazione. Insomma, in qualche modo l'ordine economico internazionale salta tutto e bisogna costruire un nuovo ordine economico internazionale, e le nazioni, gli stati nazionali, anzi per meglio dire, devono rispondere a questa enorme sfida. E questo è l'inizio di una storia diversa, perché gli altri paesi hanno risposto a questa sfida. Pensiamo di Margaret Thatcher, pensiamo agli Stati Uniti di Ronald Reagan. L'Italia non ha saputo trovare la sua strada, i tedeschi con un po' di fatica l'hanno trovata, ma l'Italia non ha saputo trovare la sua strada, e questo io credo è l'inizio del problema, che io collocherei alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Voi direte, ma anche dopo i partiti hanno quelli di prima, hai detto bene tu, Craxi non è Berlusconi, è ancora un uomo, diciamo, del vecchio sistema e via dicendo. Ma i partiti diventano deboli, non hanno la forza di inventare un nuovo patto nazionale. Questo, di fronte a questa sfida enorme della globalizzazione, che è devastante questa sfida, che dà enormi possibilità al mondo contemporaneo, lo vediamo tutti i giorni, ma porta delle sfide enormi. La globalizzazione mina l'unità dello Stato. L'Italia ha tanti problemi, ce l'hai detto tu, a creare le istituzioni nazionali un po' forti, e arriva questa ventata, questo uragano della globalizzazione che mette tutti gli stati nazionali in difficoltà. Quindi figuriamoci l'Italia, che ha storicamente una debolezza intrinseca del proprio Stato nazionale e delle proprie istituzioni. Ecco, lì doveva esserci un nuovo patto per affrontare questi problemi. Mentre invece gli anni 80 sono anni in cui la classe dirigente non rinuncia. Dico rinuncia perché in realtà la classe dirigente ha una qualche idea di quello che sta succedendo, non è che non capisca del tutto. Faccio un nome, Beniamino Andreatta, che
che è un grande nome, in realtà è un riguardo lucidissimo su quello che avviene, fa delle operazioni importanti, adesso non sto entrando nel dettaglio, come la separazione tra cosiddetto divorzio della Banca d'Italia e il Tesoro, l'autofamosa autonomia della Banca d'Italia di cui oggi tanto si discute, in realtà si deve proprio anche a questa scelta di Andreatta di restituire alla Banca d'Italia la sua autonomia, perché faccia la sua politica monetaria come bene per il paese, non in funzione di interessi politici immediati, eccetera, eccetera. Però, malgrado questa consapevolezza di alcuni elementi della classe dirigente, e ripeto, faccio il nome di Andreatta, potrei farne tanti altri, di Spaventa, di destra e di sinistra, diciamo, certo, di destra forse, ma siamo un cristiano, comunista, socialista, insomma, c'erano dei tecnici, degli intellettuali, degli esperti che sapevano anche Mario Monti, che oggi non gode di grande fama in Italia, ma insomma era uno che aveva capito che bisognava dare una risposta europea, tra l'altro, primo luogo, e dentro risposta europea anche una risposta italiana. Va bene, la faccio breve. La politica dei partiti è una politica che in quegli anni non affronta i problemi d'Italia, non costruisce un nuovo patto, un nuovo giugio, se volete, un nuovo patto costituzionale, ad alto livello. Si entra in un gioco molto pericoloso, per cui non si dice all'Italia la verità agli italiani, che sarebbe stata una verità molto scomoda, sarebbe stata questa: avete fatto tanti sacrifici, adesso state bene, dovete fare altri sacrifici. Questo agli italiani non è stato detto. Il Partito Comunista ha giocato a fare l'opposizione e quindi a chiedere, a sostenere i sindacati, eccetera, eccetera, nelle richieste più assurde. Socialisti e democristiani si sono combattuti fra di loro fino allo spasmo, ma non hanno, fronteggiato la situazione se non con alcune scelte che per carità ci sono state, anche positive e via dicendo. Tutto questo ha preparato il tracollo della cosiddetta Prima Repubblica, la fine della Prima Repubblica. Io non credo che la Prima Repubblica è finita perché c'è finito il muro caduto, il muro di Berlino, e quindi è finito l'anticomunismo, finito l'anticomunismo, finito la DC, e quindi è finito tutto. E allora è tutto un po' semplificato, certo, è stato un evento epocale, la fine del blocco sovietico, e via dicendo, eccetera. Però ci sono dei problemi interni alla storia italiana, e soprattutto ci sono i problemi di un'Italia che era già dentro la dinamica della globalizzazione e che non la stava affrontando. Ma è qui, secondo me, anche, non ha continuato a non affrontarla con la Seconda Repubblica. Questo è grave, perché la Seconda Repubblica avrebbe dovuto essere quel momento costituente. Nei fatti non si deve riscrivere una nuova Costituzione, non è questo il punto. Un momento costituente vuol dire mettiamoci d'accordo sui problemi di fondo, collaboriamo nel frattempo in fondo, ognuno col proprio ruolo, chi ha il governo, chi ha l'opposizione, l'alternanza, benissimo. Ma perché l'alternanza di governo non è possibile in Italia? Perché l'alternanza di governo presuppone una profonda, come dire, condivisione degli orientamenti di fondo. Perché in Inghilterra ha funzionato così bene il cosiddetto modello Westminster? Perché poi alla fine erano tutti il corpo del re, c'era la frangia laburista, c'era la frangia conservatrice, ma è contro il corpo del re. L'unità dello Stato era più forte, la continuità degli interessi di fondo era più forte delle divisioni. Oggi il problema in Italia è che se si parla di alternanza, in realtà si pratica la frammentazione. La Seconda Repubblica, bellissimo, finalmente, abbiamo il bipolarismo, l'alternanza di governo, basta con un partito che sta sempre al governo, eccetera, perfetto. Dopodiché questa alternanza non c'è stata, secondo me. C'è stato il bipolarismo, e c'è stato un bipolarismo iperconflittuale, per cui tu non sei il mio avversario dentro, come dire, una dialettica democratica che però costruisce l'unità dello Stato. Tu sei il mio nemico e io ti voglio delegittimare e io dico tutto il meglio possibile di te. Non riconosco che anche tu sei un pezzo della democrazia italiana fondamentale quanto il pezzo che sta al governo, e viceversa, diciamo. Qui ci sono le enormi responsabilità di Berlusconi, ci sono le responsabilità dell'opposizione di Berlusconi, che non ha saputo, tutte e due non hanno fatto il loro mestiere in modo adeguato. Non voglio adesso fare il calcolo delle responsabilità, ognuno giudichi come ritiene, ma diciamo nell'insieme non c'è stato questo. E quindi ecco che poi arriviamo all'oggi. Noi arriviamo all'oggi e secondo me siamo ancora dentro questo problema.
cioè non siamo ancora capaci di mettere all'ordine del giorno il problema di una risposta unitaria alle sfide della globalizzazione, che è una risposta dentro il quadro europeo, ovviamente, perché l'Italia da sola non potrebbe fare nulla, come non potrebbe fare nulla la Spagna, non potrebbe fare nulla la Francia, eccetera. Per questo guardiamo con grande sconcerto a quello che sta succedendo in Spagna, perché non ne capiamo la razionalità politica. Prima si parlava di razionalità politica, ma qual è la razionalità politica di una Catalogna che, se diventa indipendente, esce dall'Europa, si impoverisce, perché tutte le banche se ne vanno? Qual è il senso di questa indipendenza? Qual è il senso dell'unità gestita da Madrid con la forza? E quindi, come dire, alla fine ovviamente sollecitando l'opposizione dell'indipendenza, cioè non si capisce il senso di questa cosa qui. Ma scusate, torniamo all'Italia perché non voglio trattenervi troppo a lungo. Dico ancora oggi, secondo me il problema numero uno è questo, è quello degli italiani. Gli italiani che devono superare le loro antipatie, le loro idiosincrasie, e devono porsi il problema di gestire insieme la casa comune, ecco, per usare un'espressione, se volete, un pochino enfatica. Si è molto discusso di legge elettorale, come voi sapete, nell'ultimo anno, e questa legge elettorale, dopo la fine, io pubblicavo il mio libro la fine dell'anno scorso, quindi non ho seguito questo sviluppo naturalmente. Abbiamo avuto una proposta di legge elettorale di Italicum, con forte prima di maggioranza, e vabbè. Poi abbiamo avuto una legge elettorale cosiddetto tedeschello, un suo modello tedesco, che era tutto il contrario, assolutamente proporzionale. Adesso abbiamo una legge elettorale che è stata approvata, che è un misto di proporzionale e maggioritario, e vabbè. Ma com'è possibile che nel giro di un anno si propongano le stesse forze? Qui non si salva nessuno, perché parliamo del Partito Democratico, parliamo dei Grillini, parliamo di Forza Italia, le stesse forze che appoggiano una legge, poi ne appoggiano un'altra, poi ne appoggiano un'altra ancora. Ma viene la domanda: qual è il progetto? Nessuna legge è perfetta, ma non è questo il punto. Nessuna legge elettorale in particolare è perfetta, ma non è questo il punto. Possono andare bene tutte, ma il problema è il progetto, cioè che cosa volete fare? Cioè, e in fondo, anche la discussione, no, la fiducia, bisogna mettere, non bisogna metterla, ma sì, importantissimo, ma alla fine che se ne importa? Cioè, non è il come si fa questa legge elettorale, ma il che cosa stiamo facendo. E questa è la colpa dei politici, però anche la colpa nostra, perché se noi tutti ci appassioniamo, almeno i giornali, forse non tutti noi, almeno si appassionano sulla fiducia o non la fiducia, e non spostano la discussione nel merito della legge, ma non dico nelle tecnicalità della legge, no, il 30% proporzionale, il 30% maggioritario, quello che è, ma il senso di fondo. Ora, secondo me, una legge elettorale deve essere fatta in funzione della intesa fra i partiti. Io appunto sono questo senso, appunto, il contrario dell'inciuccio, cioè deve essere fatto in modo che permetta la costruzione di un sistema politico unitario, una democrazia funzionale, in cui c'è la maggioranza, in cui c'è la minoranza, in cui c'è il governo, in cui c'è la politica, bensì, però l'accordo sull'architettura di fondo e soprattutto sulla volontà comune di un progetto di risposta comune alle sfide della globalizzazione, che non può essere ignorata. Qui c'è la sciocchezza di chi dice di chiudiamoci noi stessi, usciamo dall'Europa, aboliamo l'euro. Sono tutte cose impraticabili, siamo nel mondo globalizzato, non possiamo ignorare tutte queste cose, abbiamo bisogno dell'Europa per difenderci dalla globalizzazione. Al tempo stesso, appunto, dobbiamo costruire delle strutture politiche forti a livello nazionale e a livello europeo, con cui fronteggiare i problemi, per esempio le enormi disuguaglianze create dalla globalizzazione. La globalizzazione è una tragedia, rendi ricchi più ricchi, poveri più poveri, ma questa è la politica che deve affrontare questi problemi. Ma se la politica non c'è, se la politica non è abbastanza forte per farlo, ripeto, e a livello nazionale oggi non basta più, ci vuole anche quello europeo, ma le due cose si integrano, non sono conflittuali. Questo è stupido, no? Pensare che a livello nazionale e a livello europeo sono conflittuali fra di loro, non è vero, diciamo. Ecco, se noi non ci poniamo il problema di essere popolo, e nel senso pieno della parola, e quindi di dar vita a delle strutture, animare delle strutture politiche
così come si è fatto nel secondo dopoguerra, con un progetto comune, con una aspirazione appunto a fare un cammino comune, io credo che non usciremo dalla palude in cui almeno a me sembra ci troviamo oggi. Vi ringrazio. Grazie professor Giovagnoli. Solo per dire che costruire case comuni per noi non è un'espressione facile, è stato addirittura il titolo di uno dei nostri corsi passati. Do subito la parola a questo punto al Salvatore Natoli, che secondo lo schema che abbiamo posto prima comincerà, diciamo, la dialettica, per passare a qualche intervento successivamente dal pubblico. Dunque, si è detto all'inizio che tra il mio intervento e quello di Giovagnoli c'è una forte complementarità e evidentemente questa è emersa, e con quanto è stato detto nella sostanza sono perfettamente d'accordo, però c'è una diversità di accenti pure nell'accordo di fondo, diciamo dei punti di divaricazione, ma non tra me e Giovagnoli, nella descrizione che si è fatta dell'Italia. È vero, la Prima Repubblica è stata, da questo punto di vista, un eccezionale sforzo unitario di partecipazione. E da questo punto di vista, e lo si diceva presso i costituenti, la ripresa del Risorgimento, la ripresa del completamento, perché anche qui il problema è interessante, questa idea del completamento del Risorgimento è un refrain, anche il fascismo si presenta come il completamento del Risorgimento, l'annessione, cioè con una logica di, però lo slogan completamento del Risorgimento. So che evidentemente nella Costituzione il completamento del Risorgimento è la ripresa del modello democratico, quindi non è un modello, cioè non è in senso nazionalista, ma dello sviluppo del cittadino, no? L'emersione della cittadinanza che tanto manca l'Italia. E qui c'è una cosa importante che è stata detta. L'Italia non ha smesso di essere fascista. Ma perché, in senso stretto, a parte le parate di massa, non ha mai sposato il regime. Ne ha patito la retorica e se ne ha mano a mano distaccata quando cominciavano ad arrivare i morti, come succede. Cioè già con la guerra d'Africa l'idillio con la nazione comincia ad incrinarsi. Peraltro, e qui gli studi sono molteplici, il fascismo ristruttura il potere politico con la repressione e con la violenza, però modifica poco o niente la natura giuridica della vita quotidiana degli italiani. Il codice Rocco è un codice modernizzante rispetto a dimensioni. In più, il fascismo inventa lo Stato sociale. Imposta l'industria nazionale che avrà uno sviluppo proprio determinante nel primo dopoguerra, cioè Falieri, Beneduce non è un fascista, Falieri,
uno dei volani grandi della ricostruzione economica in Italia è stata Lieri. Lieri è Lieri. Ha ragione De Rita, piccolo e bello, ma se fosse stato solo piccolo, avrebbe spinto l'industria di Stato, sarebbe deluce. Tra l'altro Cuccia era imparentato. Imparentato dal punto di vista familiare, ma anche come formazione. Quindi dentro il fascismo c'è un potere prevaricatore, ma che colpisce soprattutto gli oppositori. Ma l'Italia non lo vive come una sopraffazione, ma lo vive come una festa. Come una festa. Tranne quando comincia il crollo. Quindi questa dimensione, ecco questo è importante, di passività della vita, di passività della vita ordinaria rispetto alle mutazioni politiche, la passività della vita ordinaria, questo secondo me è un elemento dell'antropologia degli italiani, i quali scattano, e qui sono ragionando con te, dinanzi all'emergenza, la dinanzi alla distruzione, cosa fai? È biologico il movimento unitario, non è neanche intenzionale. Mi viene in mente il 500, no? Dopo che per 30 anni si sono scannati, allora hanno scoperto che era preferibile la pace alla verità, perché la verità aveva costi troppo alti, e viene fuori il principio di tolleranza. Viene fuori l'assetto cuius regere, è il regio che poi regge l'Europa sostanzialmente fino a Napoleone. Ma si erano scagnati, allora non potevano andare oltre. No? Stesso Churchill che voleva continuare la guerra contro la Russia, ormai non avevano più le energie, già erano arrivati distrutti ad abbattere il nazismo, come fai a continuare la guerra contro la Russia? Quindi questa dimensione a collaborare nasce sempre nelle situazioni di bisogno. Cioè nelle situazioni di bisogno ci sono due cose terribili, no? O la lotta per la vita e per la morte, e quindi una competizione radicale, oppure in una dimensione di maggiore respiro. Allora, c'è una dimensione di passività della nazione che c'era già durante il fascismo e poi risorge presto, presto, molto presto nella Prima Repubblica. Cioè gli italiani hanno riscoperto la Costituzione, male, nel referendum costituzionale. Ma gli italiani non sanno che c'è la Costituzione. O se sanno che c'è, non l'hanno mai letta. Quindi gli anni grandi, e allora qui, la cosa importante, un gruppo dirigente che nasce nella lotta. Si qualifica nella lotta. Cioè questi qui erano sostanzialmente persone perseguitate. E nella lotta matura un'altezza politica. Perché ti senti titolare di un destino. No? Cioè le Gasperi si sente titolare di un destino. Possetti si sente titolare di destino, l'abbiamo vista brutta, no? Quindi nella lotta si seleziona un gruppo dirigente di qualità. Quando è che non si seleziona più il gruppo dirigente di qualità? Nella stagnazione. Ma già a partire dagli anni 60 comincia questa dimensione della stagnazione. Abbiamo un gruppo dirigente e qui, molto importante, il grande rilancio dell'economia, la politica dei consumi, le politiche welfariste, no? Cioè, ecco, anche qui, già, le politiche welfariste sono state un elemento grandissimo di protezione sociale, però in Italia da subito, abbastanza presto, le politiche welfariste si sono trasformate in assistenzialismo. E
E tragicamente nel sud povero era un elemento per sostenere l'economia. E quindi immediatamente lo Stato comincia abbastanza presto, ma poi soprattutto a partire dagli anni 60-70, a impoverirsi. Perché offre garanzie sociali che non corrispondono alla crescita della ricchezza nazionale. E quindi va avanti a debito, va avanti a debito. Allora un welfare che va avanti a debito uccide se stesso, perché poi alla fine non lo può fare più. Quindi dinanzi alla grande dimensione ricostruttiva, cioè la stagione grande della Costituzione, eccetera, eccetera, l'Italia ha avuto un grande dinamismo economico, però con queste distorsioni. L'industria di Stato e diventa una fonte di spreco, Prodi poi chiude l'IRI. Cioè tu vai dall'IRI da Saraceno, Vanoni, no? Cioè la prima generazione, poi chiudi l'IRI, perché ormai è passiva. E poi il quadro della competizione internazionale, il petrolio. Quindi diciamo che nell'emergenza gli italiani, le vite in generale, le vite, e gli italiani scattano. Poi quando si entra nella dimensione dell'ordinario comincia una sorta di stagnazione. E quindi il principio della rendita, la mentalità della rendita prevale su quella dello sviluppo. Se io devo caratterizzare la società italiana, uno dei limiti e delle grandezze della società italiana, e questo siamo rimasti rinascimentali, noi abbiamo dei centri di cultura, scientifica, economica, no? Di grandissima qualità, apicale, cioè come non ce l'hanno nel mondo, come non ce l'hanno nel mondo. Quello che da noi non funziona è il ritmo ordinario delle prestazioni. Per cui uno bravo in Italia, per decollare, deve fare uno sforzo molto più grande di quanto non lo faccia in altri paesi. Perché è lo standard ordinario che è pigro. E paradossalmente, direi, proprio perché è pigro, favorisce questi salti, questi grandi rimbalzi. No? Quindi l'Italia è questa dualità, cioè grande genialità, grande forza, sotto la spinta della necessità e nello stesso tempo questa dimensione comminente, inerte, passiva. Okay? Questo elemento, come dire, non rassegnato, ma come dire, concessivo. E questo è molto importante, perché questa è la vera destra italiana. La vera destra italiana è questo corpo molle, ecco perché è facilmente conquistabile. È un corpo molle. Eccitabile a seconda delle situazioni. Allora, in una situazione di crisi lo ecciti. In una situazione normale, va bene. E proprio ci sono segni antropologici di questo in Italia, no? L'oziosità umana. Il ridere del disastro napoletano. La capacità di convivere. A Napoli in mezzo alla monnezza, ecco perché si sa, ma la cosa singolare è che c'erano dei ragazzi che amoreggiavano in mezzo alla monnezza, cioè non era una cosa repellente, cioè, in nessuna città d'Europa noi vediamo una cosa di questo genere. Quindi
E questo, vado al secondo punto, fatta salva l'istruzione perfetta della comunità, questa energia, no? Questa, questo gruppo è un dirigente elevato, però già negli anni 70 comincia la crisi dei gruppi dirigenti, perché scatta la cooptazione. L'ultima generazione buona, cioè, che era, nel libro c'è scritto, la sinistra di Circo, di base, Marcola, cioè la seconda generazione di quelli che erano nati nella lotta, ma già a partire dagli anni 70 comincia la catastrofe, c'è la selezione e sono tutti agiti proprio, la qualità politica decade, basta vedere il nostro Parlamento oggi, lo standard, la qualità politica media dei parlamenti degli ultimi anni è disastrosa, disastrosa. E l'altro punto connesso a questo, e su questo siamo perfettamente d'accordo, tu delini a partire dal 70 una grande crisi di gruppo di dirigenti, eccetera, eccetera. E perché questo? Per quanto stavo dicendo io adesso, perché non sorge un ceto politico capace di produrre un nuovo patto nella crisi prodotta dalla globalizzazione? Ma perché sostanzialmente tra gli anni 60 e gli anni 80, e certamente negli anni 70-80, noi abbiamo un ceto politico che è decaduto, che si è dequalificato. A, B, la centralità della democrazia cristiana che all'inizio è stato volano di unità, no? Grandezza di Gasperiana, il partito della nazione nel senso di De Gasperi, no? La DC che è stato un grande volano di unità, poi diventa il luogo eminente della macchina parassitaria. Ricordo che alcune persone di sinistra, proprio alla vigilia del crollo della DC, dell'esplosione, che poi evidentemente è avvenuta perché c'è stata Tangentopoli, no? E la balena bianca, cioè ormai la DC aveva incorporato tutta la nazione, ma con una logica compromissoria al basso. I posti che sono stati dati, l'elemento parassitario è cresciuto ed erano pacchetti di voti formidabili, cioè tu acquistavi lo scambio posto voto che era costante, questo non è welfare, la vicina aveva la valera bianca. E secondo me quello, ci sono alcuni passaggi di Moro quando apre Comunisti, che è diversa dalla mostra con i socialisti, cioè Moro aveva la perfetta convinzione che l'ADC non aveva più margini di espansione. L'ADC non poteva più crescere, poteva solo esplodere. E quando esplode, o noi abbiamo un gruppo dirigente elevato per l'opposizione, o spariamo del tutto. E ha avuto ragione, perché nell'esplosione quello che è mancato è stato il gruppo dirigente capace di ricominciare. La democrazia cristiana non avrebbe mai lasciato il potere, e Moro era di quelli che diceva cresciamo, però capiva diversamente da altri che non c'era più margine di crescita, perché si era mangiata tutta la nazione. E quando c'è stato il crollo, quasi, diciamo, alle europee era superato, già si era capito che ormai il margine di crescita già cominciava la fase del rilancio. E allora lì bisognava creare un gruppo dirigente capace di alternativa. E quando è crollata, è stato un gruppo dirigente incapace di alternativa. Qui nel libro è detto, cioè, segna in mano la nazione e non sa usare questa forza.
proposito dell'alleanza, ha in mano la nazione e anziché fare l'alleanza con Occhetto si mettono in competizione. Quello era il momento del patto costituzionale. Si giocano le sorti, tu hai in mano l'Italia. Ma no, non c'era la formazione, perché la DC, questo asse portante, aveva viziato l'Italia nella seconda fase, nel secondo ventennio, aveva viziato. E perché il Partito Socialista diventa quasi peggio nella distribuzione della ricchezza pubblica della Democrazia Cristiana? Perché dice, se io voglio vincere, devo competere sul terreno che è quello della DC. E qual è il terreno della DC? Quello della corruzione. Andiamo a vedere nomi, cognomi e indirizzi del secondo ventennio della DC tra gli anni 70 e 80. Personale politico di quegli anni. E quindi quello, come dire, è una sorta di nemesi, quello che nell'inizio fu grande è diventato il principio della catastrofe. Anche il nostro Giovanni. No? Perché erano disadattati ormai a camminare nella logica della competizione. E quindi c'era la logica della rendita generalizzata. E qui non abbiamo parlato del gioco della Chiesa. Ha avuto molti elementi positivi, però anche molti elementi negativi, nel senso che le parrocchie erano centri di sistemazione, no? Quindi lottavano, sanavano problemi di povertà, ma erano anche centri di consistenti di potere. Ecco, per cui io ritengo che questi grandi momenti di unità che ci sono stati forti nella storia d'Italia si trovavano appunto in uno sfondo, in un terreno antico di fragilità, per cui partivano e si arrivano. Perché solo così io riesco a spiegarmi il collasso dei partiti. Altrimenti non riesco a capire da dove possa venire, se non da una loro interna autoconsumazione. Grazie dottore per averci introdotto a questa fase di dibattito. Punto, perché adesso passiamo alle domande, procediamo per terzine come al solito, naturalmente voi rivolgete liberamente le domande l'uno all'altro. Ho apprezzato molto entrambe le relazioni, ho apprezzato lo spirito e mi veniva questa riflessione, nel senso che forse lo studio, l'analisi dei momenti di vizio della cultura e della società italiana possono essere forse un modo di lavoro abbastanza proficuo per immaginare un progetto comune, perché io fatico quando penso agli italiani come quel popolo di navigatori, quelli che si inventano da soli le flotte, vanno a battere il Mediterraneo a competere l'uno con l'altro per cercare nuovi mercati, fatico a ritrovarli dentro questa immagine dell'Italia fatta di popoli distanziati, sostanzialmente lassisti, ma qualche motivo c'è. E allora forse l'analisi di questi motivi forse può darci qualche indicazione su come gli italiani possono uscire da questo spirito e quindi vincere possibilmente quella sfida della globalizzazione che è appunto, come del professor Giovagnoni, ha prodotto disastri, anche molte cose buone, ma sicuramente ha inclinato
possibilità che avevamo di andare avanti in quella maniera lì, lasca, senza spirito. Quella fase è finita e se ne può solo uscire in una maniera o nell'altra. Apriamo quindi le domande del pubblico, in campano 3. Un interrogativo che secondo me, come dire, quasi un filo conduttore anche di precedenti cicli è appunto, questa mattina è risultato evidentissimo il tema come formare gli italiani. Molto interessanti, come dire, molto pertinenti trovo questo carattere permanente del subito, del ribelle, che potremmo mettere assieme a un'altra polarità, il genio, ma anche l'anarchia piuttosto che il non saper essere un volto di una nazione, non essere, come essere costantemente disgregati. Questa mattina, diciamo un po' alla fine di questi due importanti interventi, la riflessione che cerco di fare è che è appunto ricorrente. Se evidenziamo un grossissimo problema per l'Italia di elite, del rapporto tra elite e popolo, una cosa che mi chiedo, che forse è un interrogativo evidente, è: ma le elite nascono solo in momenti traumatici dove deve scorrere il sangue, oppure qualcuno deve porsi il problema con una fisiologia di un percorso per la costruzione delle elite? E qui credo che ci sia un tema, che introduco un'altra riflessione, che probabilmente è un pezzo che manca forse a questa affermazione, nel ricostruire un ciclo storico lunghissimo da dove siamo arrivati, quanto peso abbia una variabile che io credo sia assolutamente nuova e ancora più tardi da indagare nel rapporto di questa realtà, che è l'avvento della televisione e dei nuovi mezzi di comunicazione nella formazione del senso comune. Quindi i nostri limiti, come dire, atavici, quanto vengono rafforzati in negativo dalla presenza, e come dire, in un modo assolutamente nuovo, e io credo ancora totalmente o quasi totalmente non indagato, come si forma il senso comune di un popolo. Io penso che la potenza di questi mezzi, non voglio né demonizzarli né essere come dire luddista nei loro confronti, però credo che sia assolutamente spaventosa. Proprio nella formazione del senso comune, che dovrebbe servire in modo positivo a creare l'humus che si crea in classi dirigenti, eccetera, eccetera, e quindi anche sulla qualità della politica. Ma io credo che le due relazioni di stamattina possano a buon grado considerarsi, anche per questo lo è per me, considerarsi complementari, perché trattano di due aspetti, diciamo, degli italiani e degli italiani. Da una parte la riflessione di Salvatore riguardava un po', diciamo, con più approfondimento l'antropologia degli italiani, mentre il testo del professor Giovanoli mi è sembrato più, diciamo, riguardare la cosa pubblica, cioè le architetture della rappresentanza e le architetture istituzionali che riguardano però sempre il popolo italiano. Ecco, io chiederei sempre al professore se fosse possibile un ulteriore approfondimento rispetto proprio a questi due temi. Cioè, da un lato, se esiste veramente un'antropologia dell'italiano consolidata. Lei mi pareva che dicesse che non tutti i comportamenti stereotipi, diciamo, degli italiani possono essere ascritti al loro DNA. Io penso che sia una cosa condivisibile. L'italiano è una figura costruita nel tempo, una figura complessa, che però ha delle invarianti, a mio modesto parere. Possiamo in un certo senso identificare un album di famiglia che racchiude pregi e difetti. Alcuni li abbiamo anche enumerati stamattina, e che hanno anche delle radici storiche profonde. Pensiamo al particolare del Biciardini, che non era poi una cosa così negativa, era la capacità dell'individuo nelle condizioni
condizioni date di gestire la propria individualità, non in contrapposizione con allo Stato, ma diciamo confrontandosi con la condizione data. È pur vero poi che l'osservazione citata sempre stamattina del Leopardi sull'insussistenza diciamo da parte dell'opinione pubblica italiana del concetto di Stato, di cosa pubblica, sono cose assolutamente vere. Tant'è che Prezzolini arrivava addirittura ad affermare che in Italia persino le cose lecite si ottengono in modo illecito, quindi molto prima dei Tangentopoli, molto prima degli eventi che abbiamo citato stamattina come fatti decompositivi della prima o della seconda Repubblica. Ecco, allora io chiedo al professore se lei ritiene invece che ci siano degli elementi invarianti, perché poi è pur vero che il popolo italiano si è adattato al fascismo così come si è adattato diciamo, alla temperie consociativista, ma questa forse è una caratteristica, perché per avere diciamo, la caratteristica di essere dei leader, cioè di essere delle persone che combattono per le proprie idee, per le proprie convinzioni, bisogna anche saper rischiare. Mediamente la maggior parte degli italiani diciamo, si associa a un quieto vivere che permette di vivere una vita diciamo, più tranquilla e non si getta a capofitto nella lotta con tutti i rischi che da questa lotta ne derivano, salvo poi il giorno dopo sconfessare tutto quanto è stato fatto in precedenza, come è accaduto per il fascismo, come è accaduto per chi ha votato Berlusconi e quando Berlusconi è caduto la prima volta, poi non l'ho mai sostenuto. Quindi mi sembra che ci siano delle invarianti. Chiedo se queste invarianti effettivamente ci sono. Per quanto riguarda le architetture della rappresentanza, cioè della cosa pubblica, questa è la mia seconda domanda conclusiva, io le chiedo anche se non sia giunto il momento per riappropriarci dei valori costituzionali, quantomeno della prima parte della Costituzione. Cioè, dopo il 4 di dicembre dell'anno scorso, io credo che si sia un po' liberato il campo. Penso che non si tratti più di modificare, almeno in tempi brevi, non si tratta più di modificare la Carta Costituzionale, ma si tratta semmai di partire da quei valori che i resistenti, che non il consociativismo dei resistenti, ma l'ammirabile sintesi alta delle forze uscite vincitrici dal secondo conflitto mondiale hanno messo insieme, sia giunto il momento, a mio modesto parere, di renderli concreti e reali nella vita di ogni giorno. Perché ormai siamo arrivati al paradosso, lei citava le vicissitudini della legge elettorale, ormai siamo arrivati al paradosso che si vota una nuova legge elettorale dopo tutto quel iter complicato che lei, complicato politicamente, che lei citava prima. E gli stessi artefici di questi fatti se ne escono dicendo probabilmente sarà incostituzionale. Evidentemente c'è un cortocircuito che ha a che vedere in questo caso con la politica politicien, con la pratica di palazzo, con le furbizie che si usano in questi casi, ma è anche un cortocircuito valoriale istituzionale, cioè vuol dire aver dimenticato quei valori, vuol dire non saperne più cogliere la loro freschezza, la loro attualità e per sentire altre strade. Ecco, quindi la mia seconda ultima domanda è questa: non può essere questo un nuovo orizzonte programmatico, cioè quello di andare a recuperare i valori della resistenza, che sono poi i valori costituzionali, che ormai non sono più confisca di una parte politica sul passato, il Partito Comunista, comunque le forze di sinistra, ma dovrebbero essere patrimonio comune del popolo italiano. Grazie Andrea. Stefano, poi. Io sono rimasto veramente interessato dal dibattito, in particolare mi ha scolpito la frase di Salvatore Natoli, quella del Capo Imparello, che ha detto bene la realtà italiana, quella dei sudditi e dei ribelli in cui conflitto viene in scacco la cittadinanza. Perché è quello che io considero, diciamo, emotivamente ho sempre sentito caratterizzare l'Italia, come
mi sembra caratterizza l'Italia è l'esistenza appunto di queste tifoserie, di questo confronto più da tifosi che da dibattito politico, e che ci sia qualcuno che più o meno nascosto, neanche tanto nascosto, spesso anche fuori dal paese, non voglio intervenire, ma faccio gli esempi ce ne sono, che tira i fili e che stabilisce quella che è l'agenda politica. Cioè la mia sensazione è che l'agenda politica venga, come dire, calata dall'alto, per cui si discute di temi magari interessanti, magari importanti, ma in modo tale da non intaccare quello che è l'ordine economico alla base del potere. Per cui a livello macro questioni come quella salariale, che a mio parere sono drammaticamente attuali, piuttosto che l'industria del cibo, piuttosto che la concentrazione della ricchezza in mani poche persone, parlando di temi macro, oppure il suicidio barra omicidio di Davide Rossi al Monte dei Paschi di Siena, o la Banca Popolare di Vicenza e tutto quello che ne sta dietro, non se ne parla. Non se ne parla perché l'agenda politica non prevede che se ne parli, no? Faccio un esempio collegandomi a quello che lei citava prima, il divorzio del tesoro della Banca d'Italia. Questo è un episodio che ci è stato narrato in un certo modo, parzialmente vero, perché indubbiamente in quel contesto, con Signorona, con una serie di poteri più o meno loschi, l'autonomia della Banca d'Italia era un valore. Non ci viene detto però, anche se Andreatta lo scrive 10 anni dopo, il Sole 24 Ore, spiegando il motivo della sua scelta, che all'epoca del divorzio la Banca d'Italia acquistava i titoli di Stato che rimanevano invenduti, quindi i tassi di interesse erano bassi. Ovviamente impedire alla Banca d'Italia di acquistare i titoli di Stato invenduti ha provocato che 142 miliardi di debito dell'81, dopo 3 anni erano triplicati ed arrivavano a 1000 miliardi nel 1994 per il gioco degli interessi composti. Perché Andreatta fece quella scelta? Perché ci fu imposta dai nostri alleati barra competitori europei. Questo lo scrive lui nella lettera Sole 24 Ore. Lui condivideva quella scelta, riteneva che fosse giusta, però ci ha causato 1000 miliardi di debito e il passaggio dal 58% del PIL al 120% del PIL. Cioè, la mia sensazione è che questa parte della verità non venga raccontata agli italiani, perché i nostri guai col debito pubblico sono anche dovuti purtroppo a quel divorzio. Non sto dicendo che non fosse giusto, sto dicendo che bisogna raccontarla tutta. Ecco, la mia sensazione è che agli italiani si raccontino le cose in parte, si tengano nascosti alcuni aspetti, e questo avvenga su tanti temi, perché appunto i sudditi e i ribelli devono scontrarsi su alcune cose predefinite e non su altre, di cui invece non è opportuno parlare. Sono quattro perché ci sono, c'è la replica di Salvatore che merita, quindi vi ringrazio, ma cercherò di essere estremamente sintetico. Allora comincio dalla replica di Salvatore. Tantissime cose si possono dire, meritano essere dette su quello che tu dici, ma io voglio concentrarmi solo su una cosa, cioè tu praticamente sei, diciamo, di quelli che in fondo credono nella continuità. La continuità della storia. La continuità della storia è un fattore importantissimo. Però c'è un punto, è possibile il cambiamento? Ecco, allora bisogna bilanciare il riconoscimento degli elementi di continuità con il discorso sulla possibilità di cambiamento. Io credo che la storia sia fondamentalmente il luogo della libertà, cioè noi siamo condizionati dalla storia che è alle nostre spalle, ma in fondo noi possiamo cambiare molto se lo vogliamo. Quindi c'è una libertà di fondo che è anche la nostra responsabilità. Venendo agli eventi storici, tra fascismo e post-fascismo c'è continuità? Sì. C'è solo continuità? No. Cioè tra fascismo e post-fascismo c'è stato un cambiamento profondo. E oserei dire un cambiamento profondo dell'antropologia degli italiani. Quindi sfido, diciamo, il tabù, no? Per cui l'antropologia italiana è sempre la stessa, dall'eternità, dalle origini fino al regno di Dio per noi credenti. La antropologia italiana è un prodotto.
prodotto della storia, l'abbiamo già detto, io lo ripeto. Quindi questa antropologia cambia. Difficile, quello della storia è quello che vuoi, è fortissimo, però cambia. Il passaggio dal fascismo al post-fascismo è stato radicale, perché siamo passati dalla dittatura alla democrazia. La dittatura fascista non era quella di Hitler, la democrazia italiana era imperfetta, ma è un cambiamento radicale. Questo oggi si sottovaluta e questo per me è un'ingiustizia. È un'ingiustizia nei confronti degli italiani, è un'ingiustizia dei dossetti, di coloro che hanno creduto in quello nella resistenza, in quei valori. Parliamo dei valori della Costituzione, ma perché sono così belli i valori della Costituzione? Perché sono così importanti? Io credo che sono fondamentalmente attuali, ma perché c'è stato un vero sforzo di rinnovamento. Non è cambiato tutto, beh, è ovvio, certo. Non è che non siamo così, come dire, certo che c'è un problema di equilibrio di forze, per cui non è che si può cambiare tutto oggi e domani, ma nei limiti, come dire, del possibile, si è cambiato tantissimo. E si è cambiato tantissimo non tanto perché si è cambiato, diciamo, tra il 43 e il 45, ma perché per il 43 e il 45 o anche negli anni successivi si sono messi in moto dei processi che nell'ambito di un trentennio hanno profondamente cambiato l'Italia. Per cui l'Italia degli anni 70 è un'Italia antifascista, non lo era l'Italia del 43, perché gli antifascisti erano una minoranza. La maggior parte degli italiani era convinta dei valori costituzionali, anche se conosceva poco la Costituzione. Insomma, è cambiata l'Italia, i diritti, le battaglie sui diritti. Ma da dove? Perché? C'è stato tutto questo processo che ha cambiato profondamente. Per questo io insisto invece sulla discontinuità, perché dimostra che il cambiamento c'è stato e soprattutto dimostra che il cambiamento ci può essere, perché poi alla fine questa a me sembra la cosa interessante. Perché la domanda vera, l'unica che mi sembra interessante, è: crediamo che oggi il cambiamento sia possibile? Lo vogliamo? E se lo vogliamo, che cosa dobbiamo fare ciascuno di noi? Cioè, in altre parole, mettendo in discussione quella benedetta antropologia che ci ritroviamo sulle spalle o nel sangue o dove volete. Ecco, per questo io su questo ho voluto sottolineare gli elementi di dissenso, dopo aver sottolineato quelli di consenso, veramente ci sono dinamiche risorgenti. Per esempio, tu hai detto l'industria pubblica è stata una cosa molto positiva nel primo trentennio. E no, tu dici che in fondo l'abbiamo ereditata dal fascismo, eccetera. Beh, il fascismo ha fatto anche qualcosa di buono, ma non è questo il punto. Il punto è che, ripeto, cioè in sostanza, o noi diciamo che i problemi dell'Italia, che c'è chi lo dice, i galli della loggia, eccetera, dicono i problemi dell'Italia repubblicana sono già tutti all'origine, perché l'Italia nasce male, nel 43-45 nasce male. Io, secondo me, nasce bene. Dopodiché vengono fuori altri problemi, benissimo, però non dobbiamo far risalire tutto al momento genetico. Per questo dico c'è un cambiamento in positivo all'inizio degli anni 40, e c'è un cambiamento, diciamo negativo, semplifico al massimo, all'inizio degli anni 80. Sono due cambiamenti, il che ci dimostra che ce ne può essere un terzo, un quarto, un quinto, perché questo mi sembra, per cui se crediamo, come io credo, alla storia come luogo della libertà e quindi della responsabilità. Per cui va bene l'antropologia, però stiamo attenti, perché la parola antropologia contiene in sé un po' un messaggio, che è il messaggio, le cose stanno così, sono sempre state così e continueranno sempre così. Gli antropologi sono quelli che cercano le continuità nel lunghissimo periodo, addirittura nei millenni. Ecco, io faccio lo storico e quindi io sottolineo l'altra faccia della medaglia, diciamo. Che noi siamo figli dei nostri padri, ma come diceva Marx Bloch, siamo soprattutto figli del nostro tempo. E nel nostro tempo ci sono le opportunità negative e positive che sono del nostro tempo, ecco lo spazio della libertà. Per questo dico, secondo me c'è stato un cambiamento anche dal punto di vista antropologico, sfido, diciamo, questo tabù della continuità. Ci sembrano tantissime cose che hai detto che sono molto interessanti, ma non voglio tediare i nostri, la conversazione questa mattina, appesantirla troppo. Voglio invece rispondere appunto alle domande che sono state fatte. Problema di formazione degli italiani, sì, esatto. Io penso, l'ho già detto, che il quadro di una pedagogia alternativa è il quadro dell'unità, cioè lo sforzo di costruire un poco
lo sforzo di, ecco, dopo si dice banditi, sudditi e ribelli. Certo, esatto, come si supera? Smettendo di sentirci di volta in volta sudditi o ribelli, no? Ciascuno di noi si sente di volta in volta, come tu spiegavi, a seconda delle circostanze, sudditi o ribelli. Ma diciamo che siamo tutti sulla stessa barca e a quel punto non siamo più né sudditi né ribelli, perché sulla stessa barca ci pigliamo la responsabilità di remare e non, come dire, rompiamo il remo del nostro vicino, perché non ci conviene, perché siamo tutti e due sulla stessa barca. Quindi una pedagogia alternativa, secondo me, è questa, diciamo. Dice il problema del rapporto tra elite e popolo, cioè le elite vengono fuori solo nel momento del bisogno. Sì, è vero, questa è la storia italiana, tende a, come dire, concentrare gli sforzi nel momento del bisogno. Bene, questo è un momento di bisogno. La sfida della globalizzazione è una sfida terribile. Allora, dobbiamo assumere la consapevolezza che oggi è il momento del bisogno, come se ci fosse stata una guerra. Noi siamo in una situazione che di un mondo che è sconvolto. Paolo Francesco parla della terza guerra mondiale a pezzi, un'immagine suggestiva, ma lo dico in un altro senso, ma insomma, noi siamo in un mondo che è assolutamente sconvolto. Allora, o prendiamo coscienza di questo mondo sconvolto e guardiamo al di là del nostro naso, cioè al di là della nostra provincia, e capiamo che l'Italia è una barchetta piccola piccola dentro questo grande mondo sconvolto, e quindi a quel punto si rifà la solidarietà fra elite e popolo, nel senso che dicevo prima. Non abbiamo parlato di televisione e dei mezzi di comunicazione, che è giustissimo. Quando parliamo di globalizzazione c'è anche dentro questo, è chiaro, non si può dire tutto, ma implicitamente c'è il discorso, appunto, globalizzazione vuol dire che i confini nazionali, non so come dire, l'Italia aveva una sua, i confini, no? Quindi la sua tradizione, la sua cultura, eccetera, eccetera, la televisione in realtà ci porta dentro il grande mare del mercato internazionale. Quindi, ecco, chiudo subito qui. La domanda, appunto, se esistono delle varianti o delle invarianti. Se dobbiamo essere proprio rigorosi, invarianti non esistono. Perché? Perché se tutto è storia, allora è tutto vario. Certo, ci sono degli elementi di lungo periodo e quindi, come dire, si consolidano e restano sul lungo periodo, ma anche quelli non sono invarianti assolute. I romani, perché i romani sono così? Perché sono sempre stati così? No. Perché la presenza a Roma così particolare di una realtà come quella del papato rende la vita quotidiana molto complicata e, diciamo, lo stile, tu lo definivi l'oziosità dei romani, non so che cosa, è legata, c'ha delle spiegazioni storiche molto concrete, diciamo, e quindi non è un carattere, non è un tuo carattere, è un adattamento, come diceva lei, alle condizioni storiche date. Dopodiché, naturalmente, questo non vuol dire che non ci siano delle continuità di lungo periodo. E qui l'ultima osservazione sulla ecco, no, si citava Leopardi, ecco, io citerei Manzoni, se ci pensate, nei Come si sposi, che cosa ci dice? Ci dice che nel momento peggiore della storia italiana, il XVI, XVII secolo, gli spagnoli, la decadenza, eccetera, eccetera, ci sono delle energie positive che cambiano la storia, che Cristoforo, che Renzo e Lucia, eccetera, eccetera. Ed è un messaggio molto politico quello dei Come si sposi, no? Non è un romanzo letterario, cioè, ma è un messaggio alternativo quello di Leopardi. E io sono più con Manzoni, quando dice la storia è maestra della politica, altrimenti la politica è cieca. Allora noi dobbiamo guardare la storia, ripeto, come luogo di cambiamento. La Costituzione, ripartiamo dalla Costituzione, io sono perfettamente d'accordo, mi trovo della Costituzione, mi piacciono tantissimo e sono un ottimo punto di partenza. Detto questo però, voglio essere un po' dispettoso, voglio difendere i politici. Perché i politici sono impazziti intorno a questa legge elettorale? Perché c'è un problema che non sanno risolvere, ma anche noi sappiamo risolvere. Cioè il problema è che oggi nessuna forza è in grado da sola di governare. E questo c'è poco da fare. Qualunque legge elettorale facciamo questo, allora o si fa un discorso sull'alleanza tra diverse forze politiche, ma questo non si può dire, questo non si può fare, questo è il ciuccio.
E allora che cosa vogliamo dai nostri politici? Se noi gli diciamo non dovete governare insieme, ma ognuno per conto suo, però poi dovete avere anche la maggioranza, diamo un messaggio contraddittorio. Allora l'incapacità dei politici a risolvere questo problema è esattamente speculare alla nostra incapacità di risolvere. Vengo infine, l'ultima analisi, ho già risposto un pochino al discorso su di Ribelli, la questione tecnica del divorzio, che la Banca d'Italia stampi moneta per comprare i bot invenduti, ecco, è un'operazione che obbliga la Banca d'Italia appunto a rinunciare alla propria autonomia, no? Perché è una scelta obbligata. E questa scelta obbligata è una scelta che va nel senso della svalutazione. Ma a quel punto, e qui io dico la globalizzazione, ragioniamo in termini di globalizzazione, la svalutazione nell'Italia degli anni 70 è un mostro, non siamo nella situazione di oggi, siamo in una situazione di svalutazione a due cifre, una svalutazione non legata al costo del lavoro come in termini classici, ma legata al petrolio, cioè legata a cause esogene. Quindi quando Andreatta dice sono gli altri che ci obbligano, dice signori c'è la globalizzazione, facciamo, fronteggiamo questo. Lì si doveva fare un'operazione più radicale, quella del divorzio, bisognava dire agli italiani guardate i vostri bot valgono la metà, bisogna avere il coraggio di azzerare il debito. Sarebbe stata la rivoluzione. I politici non avevano la forza di fare una cosa di questo genere, gli italiani non avevano la forza di accettare una cosa così dura. Dopodiché è vero che il debito pubblico è diventato quello che è diventato, ma il debito c'era anche prima, solo che prima i tassi di interesse erano molto bassi, perché non c'era la globalizzazione. Dopodiché, dopo la globalizzazione, esplodono le tassi di interesse, però a quel punto il debito c'è, allora o si azzera il debito, oppure non c'è da fare, ma il debito è nelle mani degli italiani, il popolo dei bot siamo noi, cioè è nelle nostre mani il debito dell'Italia, paradossalmente, buona ancora oggi una parte del debito dello Stato, è nelle mani degli italiani, quindi i casi sono due, o gli italiani rinunciano a rivendicare il loro credito nei confronti dello Stato, adesso critico al massimo, oppure evidentemente lo Stato si ritiene il suo debito con tutte le conseguenze che sulla nostra vita. Passiamo al terzo, alla Marco. Io volevo, dato che abbiamo parlato anche dei cosiddetti stati in azione, sto pensando per esempio al caso del Veneto, perché l'autonomia del Veneto, oppure al caso della Catalogna, se non siamo in presenza di una crisi degli stati in azione in generale in Europa, a mia per esempio la Grecia, il Regno Unito, che poi hanno chiamato in modo diciamo ironico il Regno Unito dalla questione irlandese scozzese. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, io credo che forse diciamo in questi anni nella nostra storia abbiamo sempre avuto forse un problema a integrare diciamo in quel che chiamo poco di frontiera. Avendo diciamo, un amico veneto, no? Parlando con lui, noto come l'idea del confine, queste frontiere stia ritornando sempre più forte. Per esempio, il Veneto, ma anche in alcune zone della Lombardia. Quindi mi chiedo se forse adesso non ci sia necessità di un cambiamento, in senso federalista. Sono d'accordo nel dire che diciamo, l'Italia unita è stata importante all'inizio, ma forse adesso, come dico in contesto storico in cui viviamo, eccetera, forse è necessaria una svolta di un senso federalista, sempre per anche di vita, perché credo che comunque quel 98% di sì a questo referendum con tutti i limiti e tutti che si possono dare, comunque c'è stato un impatto, dal mio punto di vista. Quindi credo che c'è una parte di non di qualcosa. Due riflessioni. La prima viene appunto anche da quanto sta accadendo sia rispetto ai nostri referendum autonomisti regionali che si sono svolti all'interno del dettato costituzionale, mentre invece quello anche se i referendum proposti dal Consiglio regionale del Veneto
puntava all'istituzione di una repubblica autonoma del Veneto. Il secondo puntava all'autonomia ad avere perlomeno uno statuto speciale. Sono stati bocciati tutti e due dalla Corte Costituzionale. Il terzo è quello che più anonimo, che diceva lo sviluppo dell'autonomia all'interno. Solo che cosa ha fatto il Presidente del Veneto? Immediatamente dopo ha posto il problema dello statuto speciale del Veneto, cioè esattamente di quella cosa che la Corte Costituzionale aveva detto che non si poteva. Così facendo, in qualche modo, in qualche cosa di furbescamente simile rispetto a quello che è avvenuto in Catalogna, dove effettivamente c'è stata una rottura della legittimità costituzionale, che adesso viene sanzionata e potrebbe anche portare a degli esiti. La domanda è questa: in quale punto della nostra vicenda politica e storica abbiamo incominciato ad utilizzare il giudizio storico come se fosse una questione che serviva per essere giocata sulla politica corrente? Perché la mia sensazione è che ad un certo punto l'uso sistematico di una storia rivista molto spesso in maniera del tutto, come dire, incolta o opportunistica rispetto alle vicende storiche del presente, storiche politiche, di politica politicante del presente, finisce per produrre dei danni terrificanti, tipo la glorificazione di un passato immaginario che è stata alla base di tutti gli indipendentismi degli ultimi anni e che spesso ha prodotto un bagno di sangue, tipo l'eterna vicenda di sapere se il Kosovo era la patria celeste dei serbi o un territorio popolato da albanesi. Questione che di per sé può sembrare secondaria alla luce delle evoluzioni che ci sono state, ma qualcuno ci ha fatto scoppiare una guerra civile a questo proposito. D'altro canto, da Milano, di cui parleremo all'interno del nostro corso, quando qualcuno mi rimproverava che il modo in cui io rileggeva la storia del Risorgimento all'interno della lettera cappellana, diceva: guardate che questo era il modo con cui la letteratura cattolica rileggeva il Risorgimento dal 1870 al 1929, salvo poi metterlo fra parentesi una volta che la Chiesa si era riconciliata con il Regno d'Italia. E anche questo è, secondo me, molto interessante come modalità di lettura. Però quando è che si verifica questo reato? E la seconda domanda riguarda la Costituzione intesa come il luogo in cui le persone si riconoscono all'interno di un percorso comune. La mia sensazione è che per quanto riguarda i principi c'è indubbiamente un problema di fondo rispetto al fatto che esistono dei settori, soprattutto all'interno della destra, che sono stati ostili o indifferenti rispetto al patto costituzionale perché loro comunque li erano strani. Tra l'altro, non solo i neofascisti ovviamente non erano rappresentati dalla Costituente, però la Costituzione è stata approvata anche con dei voti contrari, non si è mai approfondito da chi venissero quei voti contrari e perché fossero stati formulati, a quali forze politiche, indubbiamente minoritarie in quel momento, facesse riferimento questa ostilità da parte di parlamentari che non erano neofascisti ma erano stati eletti e avevano dato un voto contrario all'approvazione del testo che era uscito dal lavoro della Commissione 75. Ma al di là di questo, la mia sensazione è che invece si rischia l'esatto contrario attualmente, cioè di ridurre ogni forma di dissenso nel merito politico di una questione ad una questione di carattere costituzionale. Non mi piace, e siccome non sono in condizione di poterlo contrastare, ti dico che è incostituzionale. Tant'è che i dibattiti politici, da ultimo, per quello che ho potuto leggere, quello che c'è stato tra la Camera e il Senato sulla legge elettorale, sembravano delle sedute di avvocati, soprattutto non troppo competenti, davanti alla Corte Costituzionale, la quale Corte Costituzionale, probabilmente cedendo dei suoi poteri, però penso che ci si debba togliere dalla testa che la Corte Costituzionale è un organo impermeabile alle logiche della politica, neanche ai pregiudizi di coloro che vi siedono, ha finito per dare un adito a questa modalità, per cui molto spesso lo spazio della politica si riduce
perché si amplia il potere giurisdizionale. E in fondo la mia sensazione è che molto spesso la politica si è assediata dalla dimensione giurisdizionale, giurisdizione civilistica, giurisdizione penale, giurisdizione amministrativa, da ultimo anche la giurisdizione costituzionale. E qui non si tratta più nemmeno di limitare quelli che sono dei reati veri e propri o delle violazioni della legittimità delle parti, ma si tratta probabilmente semplicemente di permettere che debbano essere, che possano essere fatte da parte della politica delle scelte discrezionali, perché comunque se io sono bianco, tu sei rosso, è proprio la qualità delle nostre scelte discrezionali che spiega perché io sono bianco e tu sei rosso. Proprio per questo io mi domando se il vero problema, al di là della preoccupazione che noi possiamo avere per lo sviluppo della storia e delle vicende del nostro paese, non sia proprio il fatto della marginalizzazione costante della politica, non solo rispetto all'economia, ma anche rispetto al dilagare del potere giurisdizionale. Qual è il ruolo della scuola per l'antropologia degli italiani e per trasformarsi in genere? Penso per esempio alla scuola degli studi che hanno in Francia. Quindi il ruolo della scuola per creare gli italiani e per la sua classe di genere. C'è una frase di Martini che non ricordo bene, che dice c'è di tutto ma non c'è per fare la classe di genere. Abbiamo ancora una domanda, abbiamo queste tre, poi vediamo le ultime due, dopo. Allora, cercherò di essere rapido. Ecco, non c'è dubbio che oggi esistano queste spinte, appunto Catalogna, poi qualcosa emerso con questi referendum italiani, ma in fondo anche appunto le vicende inglesi e poi discussioni in mezzo tra Valloni e Fiamminghi, eccetera. Ecco, questa è l'altra faccia della crisi dello Stato nazionale. Io sono convinto, ed è giusto, che oggi gli Stati nazionali sono in crisi. Ancora una volta, scusate se mi ripeto, la globalizzazione. La globalizzazione non rispetta i confini e va al di là, appunto, le multinazionali, ma anche tutti tantissimi fenomeni, non sto a dirlo, rendono lo Stato nazionale che si basa sui confini, perché è un'autorità che si basa su un territorio, e quindi nella misura in cui questo territorio diventa impermeabile, lo Stato nazionale è in crisi. Ma come se ne esce da questa crisi? Ecco, io credo che questa crisi se ne esce non liquidando ulteriormente quello che resta dello Stato nazionale, che non è poco, ma rafforzando quello che resta dello Stato nazionale. E qui secondo me il discorso sull'Europa è fondamentale. Cioè, dalla crisi dello Stato nazionale si esce con più Europa. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non è così, perché se ci pensate, l'Europa è stata costruita dagli Stati nazionali, da classi dirigenti nazionali lungimiranti che hanno capito la necessità di inserire i loro Stati, i De Gasperi, i Schumann, gli Adenauer e poi tanti altri dopo i Delors, inserire i loro Stati nazionali in un tessuto più ampio, capace di resistere alle portate della globalizzazione. Andiamo verso un mondo di grandi blocchi, cioè, la Cina, 1.200.000 di persone, è un grande blocco. L'Europa è la dimensione minimo necessaria per competere, diciamo così, nel mondo globalizzato. Tutto quello che è più piccolo dell'Europa, compresa la Germania, no, non ce lo fa. Allora, a questo punto, se noi guardiamo queste spinte, diciamo, alla devoluzione verso il basso, allo spacchettamento dello Stato verso il basso, come dobbiamo giudicarle? Secondo me sono un po' pericolose, perché in realtà aumentano la crisi dello Stato nazionale, ma non la risolvono. Questo bisogno di confini è del tutto comprensibile dal punto di vista psicologico, proprio nel momento in cui i confini non contano più, perché lo Stato nazionale oggi non è più in grado di difendere i suoi confini. E allora a questo punto io ho bisogno, perché il mondo è grande, io ho paura, capisco lo spesamento e allora mi invento un confine che coincide con il confine del Veneto, con il confine della Catalogna o di quello che è. Però io credo che bisogna avere la pazienza di
spiegare ai nostri, a tutti, come dire, quelli che dicono e pensano queste cose, ma anche a noi stessi, che non è questa la soluzione. Capisco la domanda, e la domanda va presa sul serio, e bisogna rispondere a questo spaesamento creato dalla globalizzazione. Bisogna capire questo bisogno di confini, ma paradossalmente è rendendo i confini dell'Europa più forti che noi rispondiamo alla domanda di confini, non rendendo più forti i confini dell'Europa. Da questo punto di vista io credo sia assolutamente positivo che i referendum italiani si siano svolti in un quadro costituzionale, perché è il modo in cui si discute autonomia, d'accordo, cambiamo tante cose, spostiamo le competenze allo Stato centrale, allo Stato regionale, alle regioni, tutto si può discutere, però evidentemente dire che restiamo dentro il quadro costituzionale significa dire che non vogliamo intaccare lo Stato nazionale, che rende assolutamente diverso questo processo da quello che sta accadendo appunto per quanto riguarda la Catalogna. Quindi in questo senso credo di aver detto qualcosa anche sulla seconda domanda, in cui c'era poi molto altro. Io sono assolutamente d'accordo sui rischi di una storia opportunistica che si usa in modo del tutto slegato poi dalla realtà dei fatti. Perché? Perché in fondo quando era molto chiaro che la storia era storia nazionale, e basta, o principalmente, la politica aveva un rapporto con questa storia piuttosto stretto. Oggi la politica naviga in contesti molto più ampi e molto più deboli, tutte le cose che abbiamo detto. Quindi il rapporto con la storia si è molto attenuato ed è diventato invece spesso un rapporto con strumentale, con dei simboli che si usano appunto nel Kosovo. Qualunque cosa lo vogliamo. Spero che quello che vi ha detto Salvatore, quello che ho detto io, vi mostri un modo diverso di usare la storia, cioè non strumentale ma nel tentativo, ma come strumento per capire la realtà di oggi e per affrontare. Sono del tutto d'accordo sui problemi posti, l'eredità di un patto costituzionale che è stato accettato solo in parte, certo questo, tutto questo ha indebolito le vicende italiane, e anche oggi questo uso eccessivo del ricorso alla costituzionalità o incostituzionalità della legge, sì, sono tutti fenomeni che ci mostrano la debolezza della politica, sono tutti riconducibili a questo, insomma, per cui la politica è debole verso le multinazionali, ma è debole anche verso i magistrati, è debole verso gli elettori, perché non riesce a raccogliere un consenso sufficiente. Però questa debolezza della politica, dal mio punto di vista, è un male, cosa che ci rende tutti più indifesi. Io sulla scuola posso solo dire che è una cosa importantissima, cioè è chiaro che tutte le cose che abbiamo detto sono rimandano a un problema di formazione e quindi da questo punto di vista il discorso sulla scuola come luogo in cui correggere quell'antropologia degli italiani, ecco, diciamo che anche se chi arriva a scuola è giovane di età si porta il carico che dicevi tu, quindi la scuola è un momento fondamentale per creare discontinuità rispetto al peso di questa antropologia e devo dire che la scuola italiana ha alle spalle una storia splendida, ultimamente è stata un po' acciaccata da una serie di vicende, di interventi non tutti proprio amicissimi, diciamo. Però bisogna dire, io credo che il ruolo svolto dagli insegnanti è sempre stato un ruolo civile di grandissima importanza, insomma. Per cui io spero, credo che la scuola possa essere ancora, da questo punto di vista, svolge un ruolo fondamentale, correggendo l'antropologia degli italiani e d'altra parte formando classi dirigenti che non si concepiscono semplicemente in funzione della propria carriera, che magari potrà svolgersi in qualunque parte del mondo, perché ovviamente oggi classe dirigente vuol dire questo, non vuol dire avere la possibilità di utilizzare le chance di globalizzazione in tutte le loro possibilità, ma anche consapevoli che essere classe dirigente vuol dire portarsi
di altri e non appunto concepire il proprio percorso in modo del tutto individuale e svincolato. Domanda velocissima. Quando il discorso nel nostro paese
anche antropologicamente, ha assunto lo scontro a livello individuale tra persone, che non si parlano più. Perché? Il risultato, e non vorrei, ma purtroppo sarà così, il risultato che avverrà in Sicilia con le elezioni sarà significativo per tutta la nazione, ma poi sarà significativo perché la destra se vince, anche i personalismi individuali si riuniscono e fanno pappa e ciccia. E da noi? Ecco, io l'immagine dell'uovo è molto efficace, diciamo, si è aperto l'uovo, è venuto fuori tante cose buone e cattive, effettivamente bisogna ripartire da quello che è buono e costruire un uovo diverso e non richiuderlo e tornare alla solita, appunto, alla solita antropologia. Ecco, come fare questo? Io sulla seconda parte ho qualche invece elemento di perplessità, cioè l'Europa. Se si può discutere che l'Italia pre-guerra e dopoguerra è cambiata, quanto è cambiata, eccetera, eccetera, l'Europa è una novità enorme, cioè se noi crediamo nel cambiamento, ecco, l'Europa è un cambiamento. Poi non ci piace la burocrazia, non ci piace quello che fa l'Europa, vorremmo che facesse altre cose, perfetto. Però ricordiamoci che è una novità assoluta, cioè gli europei si sono fatti la guerra per secoli, da secoli. A un certo punto hanno smesso, questa è l'Unione Europea. Dal 1945 l'Europa occidentale, ovviamente quella che ha costruito questa nuova unità, non ha più fatto la guerra e oggi sarebbe difficile farci la guerra, anche se volessimo, perché si è costruito una rete come dire, di istituzioni, di unità, che pensiamo che tutti i giovani ragazzi che vanno a fare l'Erasmus in tutta Europa si sentono cittadini europei molto più della nostra generazione e i loro figli ancora di più. Questo è un cambiamento, ancora una volta, anche antropologico, diciamo, e questo è un enorme bene per l'Europa, per gli europei, per il mondo. Per cui io suggerirei di mandare giù molti rospi quando si parla di Europa. Se, però, come dire, ritenere che i problemi d'Europa si risolvono con più Europa, non con meno Europa. Ecco, secondo me questo è un elemento fondamentale. E, l'ultima domanda, se ho capito bene, una sinistra che si divide. Una sinistra che si divide è un gran problema. E anche questo è antropologico. Esatto. E anche lì bisogna contraddire l'antropologia, cioè il dialogo è di sinistra, quindi bisogna affermare questo principio e non invece mentre la suddivisione della sinistra è un'operazione di destra, è sempre stata un'operazione di destra, la sinistra più sinistra che vuole essere la sinistra. Sono i punti di inversione. Sono i punti di inversione, bisogna capire che sono dei processi che sono di destra, chiunque li faccia, ci sono dei processi che sono di sinistra, chiunque li faccia, quindi dividersi, scindersi è di destra, anche se lo fa chi è di sinistra. Permettetemi un'ultima osservazione, ultima proprio conclusiva. Io ho 65 anni, la maggior parte di noi, diciamo, non è come ci sono i giovani, e questo fa molto piacere, eccetera. Però, ecco, io credo che il cambiamento oggi anzitutto nelle mani dei giovani, ma anche chi è più anziano può fare, ecco. Quindi io penso che l'esempio di Papa Francesco, che sta rivoluzionando la Chiesa con i suoi più di 80 anni, diciamo, ci sia di incoraggiamento, ecco, per fare questo. Con questo richiamo sicuramente mi torna in mente, insomma, quello che diceva Giovanni spesso, a proposito del fatto che non sempre l'età anagrafica corrisponde solo con quella culturale e politica. Infatti era tanto giovane lui, insomma, quanto forte il suo spirito innovatore. Abbiamo chiuso questa, mi sembra una messa molto, molto positiva, molto buona. Queste due facce
e proprio perché complementari sono diverse, rientrano nel tutto. Quindi questi due discorsi che si sono integrati, contraddetti, stimolati vicendevolmente, mi sembra che abbiamo centrato abbastanza bene appunto per quanto riguarda l'attualità anche dell'anche che riguarda il nostro posto. A proposito del quale vi richiamo alla prossima riunione, la prossima lezione sarà sabato 11 novembre con Bruno Badardini, filosofo del linguaggio, esperto in comunicazione strategica e dei nuovi media, su un tema molto attuale e molto particolare dal suo punto di vista, ISIS, il marketing dell'apocalisse. Vedremo come questo fenomeno ci interessa. Grazie a tutti, alla prossima lezione.